A tutti, buongiorno a chi ci segue in streaming e chi ci seguirà nelle puntate successive quando saranno visualizzati e disponibili i video di queste lezioni. Abbiamo Antonio in più rispetto a ieri al modulo, se mi vuoi dire un po' di cosa ti occupi, Antonio, perché io li conosco già che ci siamo conosciuti ieri, ci siamo presentati tutti quanti. Probabilmente c'è un misunderstanding, nel senso che ogni tanto l'aveva detto fate. solo la settimana scorsa. Non va bene, no. Quindi Non va oggi è solo bene. mezza giornata e domani niente. Invece tu ti aspettavi oggi la giornata intera e domani la mezza. Esatto. Io sono Antonio, vengo da Manfredonia, sono un assistente disabili, psicofisici e videolesi, rappresento l'associazione Psiche che gestisce il centro di salute mentale insieme alla ASL. Ci occupiamo di laboratori, abbiamo più laboratori che facciamo inserimento lavorativo tramite i laboratori di sartoria, giardinaggio, arte terapia, yoga, computer, recitazione. È un'associazione? Sì, è un centro Un diurno centro diurno. coegestito tra l'ASL e l'associazione dei genitori. Ah, ok. Bene, ti ringrazio. Allora, brevemente, tanto quello che abbiamo fatto ieri lo puoi vedere quando saranno caricati i file con i video. Il mio modulo è sull'accountability e fiscalità. Sì. Esatto, e del senso, prossimamente sarà caricato sul sito, quindi potrai riguardare quello che abbiamo fatto ieri. Allora, mentre la mattina abbiamo fatto un po' di business planning, quindi come si struttura un'attività non profit. Considerando anche che nelle attività non profit ci sono delle componenti di attività in parte fundraising e in parte profit, questo qui è un po' uno schema in cui oltre all'attività core, che è di fatto quella nel tuo caso di assistere gli svantaggiati, se ad esempio non quadrano i conti qua, è logico che il primo obiettivo è far quadrare i conti qua. Se però non si è capace, perché ad esempio il cofinanziamento da parte delle autorità è parziale rispetto ai costi, bisogna trovare delle risorse anche in altri strumenti, che può essere attività di fundraising o attività commerciale. Questo l'abbiamo fatto ieri, la mattina. Nel pomeriggio invece siamo andati a vedere un po' più dentro come si fanno i conti. In particolare abbiamo abbracciato la complessità della dinamica finanziaria, oltre che economica, perché economica è senz'altro più immediata. Costi, consumi, ricavi, realizzi, e viene più spontaneo anche fare un'analisi economica di quello che ho consumato rispetto a quello che ho realizzato e vedere se è andata bene o male. Ecco, abbiamo raffinato un po' il modello, abbracciando anche la complessità finanziaria, perché non sempre se ho dei ricavi l'incasso e se ho dei costi che magari devo pagare subito anche per cose che utilizzerò negli anni, ad esempio i macchinari, le strumentazioni, gli immobili, ecco che bisogna cercare di far quadrare i conti abbracciando una complessità superiore. Lo vedrai nei video quello che abbiamo detto. Loro mi hanno un po' odiato, soprattutto sul finale, ma oggi mi odieranno molto di più perché facciamo la fiscalità. Ma avete già fatto la disponibilità su come Ecco, adesso la facciamo ora, che è senz'altro un argomento per niente divertente, ostico, però diciamo che dopo averla affrontata vi voglio far vedere un po', perché è un po' più divertente, un sistema di contabilità che abbiamo sviluppato come società di consulenza apposta per le associazioni o gli enti non profit che possono utilizzare la contabilità semplificata finanziaria. Ieri
Gli output di questo sistema sono direttamente il rendiconto e lo stato patrimoniale nelle forme richieste dal Consiglio, richieste, quelle suggerite dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Commercialisti, quindi in linea con quelli che sono i dettami e le prassi correnti. Quindi io comincerei con subito un'introduzione di com'è l'approccio del nostro legislatore. Allora, il nostro legislatore l'ha fatta piuttosto complessa, nel senso che un conto è l'ambito civilistico e un conto è l'ambito tributario. Ok? Con l'ambito civilistico intendiamo la natura giuridica dell'organizzazione. E allora, il nostro ordinamento, io volevo spegnere un attimo una luce, magari teniamo accese queste qua in fondo. Questo riguarda la natura, l'ambito civilistico, giuridica dell'organizzazione. Cos'è una società? Cos'è una società? Sì, attraverso un contratto. La società è un contratto firmato da più persone. E su questo contratto c'è scritto cosa faranno. Ok? È un contratto. Tra l'altro, in questo contratto, chiamato anche atto costitutivo, dove davanti a me, se è ad esempio un atto costitutivo pubblico, dove c'è il notaio, che davanti a me si presentano, X, Y decidono di costituire, eccetera, eccetera. Oppure nel contratto c'è scritto: noi XY, ci impegniamo a costituirci di fronte al notaio, quindi il notaio firma, ma invece di terza persona. Ecco, questi contratti qua, a seconda di cosa c'è scritto sul contratto, il legislatore prevede delle fattispecie giuridiche. Ok? Quindi non è che uno può scrivere quello che vuole sul contratto, ma deve in un qualche modo incasellarsi in quelle che sono le forme tipiche di associazioni, società, cooperative. Ok? Poi adesso vediamo quali sono tutte le forme giuridiche nell'ambito del non profit. Ecco, invece l'ambito tributario è diverso, nel senso che non è che se tu sei quella categoria giuridica di ente, entità, allora il tuo comportamento fiscale sarà questo e pagherai queste tasse. No, non c'è questa corrispondenza biunivoca. È tutto un po' più complicato. Ok? Quindi queste definiscono la normativa tributaria definisce delle tassazioni, degli adempimenti, degli oneri a seconda di certi parametri che non corrispondono con quelli che sono le categorie giuridiche tipiche del nostro ordinamento. Allora, le aziende non profit possono assumere tutta questa vasta tipologia di forme giuridiche e ognuna di queste sono normate nel codice civile. Quindi, se voi andate a prendervi il codice civile, questo qui logicamente ve lo lascerò. Il nostro legislatore prescrive alcune cose per ognuna di queste forme. Alcune di queste c'è un rimando, per cui magari nell'articolo 36 sulle associazioni non riconosciute rimanda per alcune cose sul comportamento che devono avere gli associati in queste associazioni non riconosciute, rimanda agli articoli precedenti per quanto riguarda le riconosciute. Così come in alcuni casi rimandano alle società, cioè il legislatore, il codice civile, è composto attraverso anche dei rimandi. Ok? Vediamole, sono le associazioni riconosciute e non riconosciute, le fondazioni riconosciute, i comitati, fondazioni e associazioni bancarie, volontariato, cooperative sociali, associazioni sportive, organizzazioni non governative, le famose ONG, enti di promozione sociale, enti lirici, imprese cooperative, società di mutuo soccorso, centri di formazione professionale e istituti di patronato. Come vedete, a parte
le prime che sono già previste nel codice civile, le altre sono state tutte istituite da leggi speciali successive. Ok? Ecco, avete senz'altro sentito parlare più volte di onlus. Voi direte, è una forma giuridica? No, purtroppo no. Nel senso che la onlus è un, nell'ordinamento italiano, l'espressione organizzazione non lucrativa di utilità sociale, l'onlus, indica una categoria tributaria. Quindi, una fattispecie che qui nel bivio si colloca qua, un comportamento che devono assumere delle organizzazioni a prescindere dalla natura giuridica, che può essere di tutti quei tipi. Appartengono a determinati enti di carattere privato, anche privi di personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi rispondono ai requisiti elencati nello stesso articolo. L'appartenenza a tale categoria attribuisce la possibilità di godere di agevolazioni fiscali. Ok? Queste enti non commerciali hanno il vantaggio di avere, volevo saltare un attimo a questa slide, vedete? Allora, ci sono enti commerciali e enti non commerciali. Le società commerciali sono le classiche società profit, SRL, SNC, SAS, ok, SPA. E loro logicamente non possono essere onlus. Però tra gli enti commerciali abbiamo anche le cooperative, che sono definite nel libro del codice civile del lavoro. Poi invece queste qui sono gli enti non commerciali, dove abbiamo tutti quelli che abbiamo detto prima, associazioni, fondazioni, volontariato, comitati, ONG, bancari, enti pubblici, partiti politici, organizzazioni sindacali. Ecco, di questi enti commerciali o enti non commerciali, alcuni possono assumere la tipologia di onlus, così come alcuni enti non commerciali. Ok? Con questo schema, secondo me, è molto chiaro per capire un po' l'intreccio tra queste fattispecie. Ma torniamo ai requisiti per diventare onlus. Insomma, chi può essere onlus? Associazioni, fondazioni, comitati e le cooperative, oppure gli altri enti di diritto privato che si conformano alle disposizioni dell'articolo 10 della legge del 97, compresi gli enti ecclesiastici e delle confessioni religiose. E questi requisiti di cui dicevamo, quali sono? Li vediamo dopo. Diciamo prima quelli che di diritto, cioè senza neanche la necessità di andare a vedere, sono onlus di default. La vostra cooperativa sociale è onlus di default. Ok? Organizzazioni di volontariato di cui alla 26691 iscritte nei registri delle regioni e delle province autonome. Allora, le associazioni di volontariato devono iscriversi a un registro regionale. Ok? E fanno i controlli, fanno assolutamente i controlli per verificare che lo statuto sia coerente con i dettami del volontariato, l'oggetto sociale, la democraticità, che non si nascondono delle forme di lavoro. Sì? Scusa, è solo in Puglia che entro aprile bisogna consegnare tutto al comune di ogni anno per rinnovare l'iscrizione e il comune a tempo fino al 30 settembre. L'associazione fine 30 aprile, il comune fine 30 settembre, presentare per aggiornare sempre. No, se allora la gestione di questo registro è autonomamente assegnata alla regione, per cui ogni regione si organizza nel modalità che vuole. Ad esempio, la regione Puglia, lei mi sta dicendo che lavora in partnership con i comuni. In Emilia-Romagna, ti faccio l'esempio. Lavora in partnership con le province, ok? E senz'altro le scadenze sono molto diverse, e neanche il controllo tutti gli anni, dipende da come si organizza la regione. Ogni due anni c'è
Ogni 2 anni da voi il controllo. Però anche se la richiesta al comune è annuale, cioè ogni anno devi presentare domanda. Tutta la documentazione che viene passata dal comune alla regione. Il comune ha tempo fino al 30 settembre per presentarla alla regione. Anche se adesso è tutto via telematico. Benissimo. Quindi è meglio. Facile, sì. Meglio. Quindi in un qualche modo c'è qualche similarità tra i due sistemi. Non sono obbligate a inserire nello statuto le clausole previste dal primo comma che dicevamo. Allora, per essere onlus, quelle che potrebbero esserlo ma non lo sono di diritto, devono avere uno statuto conforme a determinati dettami. Cos'è lo statuto? Cos'è lo statuto di un'associazione o di una società o comunque di un'organizzazione? C'è scritto in questo statuto le regole di governance, esatto. Come vi ricordate quando abbiamo fatto il discorso ieri dell'integrazione organizzativa, in cui a un certo punto oltre alla gerarchia c'erano norme, procedure, regole. Lo statuto è il più importante sistema di norme e regole che governa le organizzazioni. Tanto è vero che per modificare lo statuto, addirittura, e poi dipende se appunto sono riconosciute o no. E un'altra cosa, servono delle percentuali di maggioranze che scelgono, qualificate spesso, anche qui dipende da cosa c'è scritto nello statuto stesso, però è logico che se, come nella nostra Costituzione dell'ordinamento italiano, per modificare la Costituzione servono maggioranze qualificate e le leggi devono essere coerenti con la Costituzione, quindi una sorta di gerarchia delle regole, dove al primo posto c'è per lo Stato italiano la Costituzione, le leggi nazionali, poi i decreti del governo e le leggi regionali. Per le organizzazioni private abbiamo lo statuto e i regolamenti interni, che logicamente devono essere coerenti con lo statuto. Allora, i soggetti che non possono essere onlus: gli enti pubblici, società commerciali diverse dalle cooperative, fondazioni bancarie, partiti politici e movimenti politici, organizzazioni sindacali e di categorie, enti non residenti. Cosa sono gli enti non residenti? Non italiani. Questo l'abbiamo visto. Allora, abbiamo detto che lo statuto, per essere classificata come onlus, quell'associazione, quell'organizzazione, deve avere determinate caratteristiche. Allora, innanzitutto diciamo devono appartenere a determinati settori di attività. Questi settori sono assistenza sociale, sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, gli sport dilettantistici, le APS, tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, quindi il patrimonio, la natura e l'ambiente, promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica, di particolare interesse sociale, svolta direttamente da fondazioni, ovvero da esse affidate a università o enti. Quindi, come vedete, tutte attività filantropiche, tutte attività di bene sociale. Requisiti statutari. Allora, quali clausole deve contenere questo contratto sociale? L'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. Il divieto di svolgere attività diverse da quelle previste, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. L'attività commerciale. Cosa mi dite? Di una onlus. Può essere banco di beneficenza, asta di beneficenza, vendita di materiale. Queste sono il fundraising. Commerciali. Non può essere. Infatti è quello che bisogna sviscerare stamattina. Le onlus non lo possono fare. No,
Possono farlo se appunto questi ricavi sono investiti per la gestione dell'attività core, che è logico, perché, e comunque questa attività va in un qualche modo formalizzata, qualificata, definita all'interno come attività separata e deve presentare dei rendiconti suoi e pagarci sopra le tasse. Ok? Però si può fare. Sì. Tanto per capirsi, l'associazione in questo caso si apre un'altra quantità euro. Sempre lei tiene dei conti separati, tiene dei conti specifici. Ok? La stessa associazione. Per cui qui sembrerebbe divieto di svolgere attività diverse da quelle previste, eccezione di quelle ad esse strettamente connesse. Queste qui possono essere considerate connesse, entro dei limiti che poi vediamo. Il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, capitale durante la vita dell'organizzazione. Quindi i soci che si siedono sul tavolo a costituire questa associazione o fondazione, quello che è, devono aver chiaro in testa che non è un investimento di capitale. Anche se ci mettono decine di migliaia di euro, lo fanno con fine filantropico. Ecco il famoso discorso che avevamo fatto qua. Del ritorno, una bella X, ok? Per chi vuole costituire questo tipo di organizzazioni. Ok? Non ci sarà mai, neanche quando chiude l'azienda, ok? Nello statuto deve esserci scritto che questi patrimoni che eventualmente restano devono andare ad altre associazioni che si perseguono fini simili. Però possono restituirle ai soci? No! No! È proprio... cosa succede di questo capitale che può rimanere? Che potrebbe... va destinato a ad altre associazioni che fanno cose simili. Ok? Però questi soci, proprio per evitare ogni dubbio che questi qui facciano impresa e che quindi investano in questa associazione con l'aspettativa di avere un ritorno domani, viene esclusa nello statuto. Altrimenti non ti diamo la qualifica di onlus, non ti diamo le agevolazioni fiscali. Ok? Quindi, obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione dell'attività istituzionale e quelle ad esse direttamente connesse. Devono rimanere in bilancio, niente distribuzioni. L'obbligo di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento, per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità. Questa è la risposta. L'obbligo di redigere il bilancio e il rendiconto annuale, tenere un minimo di conti, dopo vediamo come si fa. Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Legacy, democrazia. Ok? Perché questo? Nei controlli, io sono stato anche incaricato dalla provincia di Modena di fare, come consulente, i controlli di 40 APS a campione. Iscritte. Perché? Perché potessero mantenere la loro iscrizione nel registro regionale. Abbiamo richiesto una serie di documentazioni, statuti, approvazione del bilancio, un documento, una paginetta in cui scrivevano l'attività dell'anno passato, libro soci. Perché tutte queste cose abbiamo chiesto? Allora, col libro soci io mi rendo conto di quante persone hanno versato la quota associativa e sono soci della APS, in questo caso erano APS. Bene. Poi volevo il verbale in cui viene nominato il consiglio di gestione. Il consiglio di gestione è l'organo di governo. Ok? La governance di una qualsiasi organizzazione è composta dai soci, che sono la proprietà, ok, che
che nominano gli amministratori. Gli amministratori che spesso sono costituiti in un CDA, un consiglio d'amministrazione, eleggono un presidente. Questo presidente spesso ha il potere legale di firma e impegna in nome per conto l'associazione. Quando firma lui non firma per se stesso, firma per l'associazione, la cooperativa, quello che è. Rappresentante legale, perfetto. Però chi sceglie chi sono questi amministratori? I soci. Quando? Si fa un'assemblea, si fa una bella assemblea, tutti i soci sono invitati e si vota. Chi è che vuol fare l'amministratore? Voi sette? Voi? Io voto lui, si nominano sette persone, queste sette eleggono un presidente, oppure direttamente l'assemblea sceglie un presidente. Dipende da quello che c'è scritto, un po' come la formula. Allora, quando questa cosa non funziona, questa democrazia non funziona, quando può non funzionare una democrazia di questo tipo? Allora, se io controllo e vedo che questa associazione esiste dagli anni 60 e il presidente è sempre lui, ma non lui. Perché ogni 4 anni, quando c'era la... rinominato sempre lui. E veniva a parlare, diceva, ma io ho provato a dimettermi, ma tutti mi volevano. È un segnale, un indicatore. Io mi dico, ok, va bene. Gli altri organi del consiglio di amministrazione, sono sempre loro? Se sono sempre loro, anche lì, viene da pensare. I soci, quanti sono? Se sono 7 gli amministratori. E i soci sono 7. E i soci sono 10? Ma qui ragazzi state facendo una società, questa non è un'associazione. Ne abbiamo visti di casi che non c'era democrazia, cioè questi stanno facendo la loro società e beneficiano di vantaggi fiscali quando in realtà non... si stanno facendo la loro impresa. Sì, allora, altra cosa che andiamo a vedere. Un'associazione di 3 persone, perché credo che sia il minimo, ma o 2 si può fare, non lo so, tipo di... No, ci sono dei limiti, ma dipendono dal tipo. 3, 7... Ci sono 3 soci, che effettivamente quell'anno, o per 10 anni, 3 soci, 10 soci, sono tutti amministratori, o 7 su 10, che però fanno... cioè non fanno attività commerciale. Vado a verificare un'altra cosa. Compensi. Non hanno compensi. Ah, non ci sono compensi. Beh, allora forse diventa più pulita. Va bene. Però l'altra cosa che andiamo a verificare è i compensi. Perché le associazioni di volontariato, le persone coinvolte, i soci e gli amministratori devono fare tutto in forma libera e gratuita. Libera e gratuita. Abbiamo visto invece dei rimborsi spesa che avevano delle dimensioni non da rimborsi spesa. Possono avere dei dipendenti queste associazioni, ma se il numero di dipendenti è troppo elevato, ok? Non ci sono purtroppo, non esistono delle regole precise al 100% con le quali è possibile determinare se c'è malafede o no. È una serie di indizi che mostrano o fanno venire il forte sospetto, e poi spetta alla regione poi decidere se iscrivere o no questa associazione nel registro, che in realtà non c'è una finalità associativa, non c'è una finalità per terzi, ma c'è una finalità di pagarsi uno stipendio o un lavoro o una cosa per la quale quel tipo di forma giuridica non è consona. Ok? Quindi i soci possono essere, se io ho un'attività, possono essere tutti i soci lavoratori? Nel caso delle cooperative sì, ma la forma giuridica è quella della cooperativa. Benissimo. Se no non si sente.
associazione, scusa. La cooperativa va bene, l'associazione di volontariato, l'APS, non va bene, ok? Ma però avevamo anche visto che le cooperative sono enti commerciali e invece le APS sono non commerciali. L'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale, abbiamo detto, disciplina uniforme, abbiamo detto, l'uso nella denominazione in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione onlus. Voi lo fate? Scusa. Voi non avete nella comunicazione che fate la dicitura onlus? No. Infatti perciò sono... cioè noi la potremmo mettere. Sì, ma sarebbe un obbligo. Ce l'abbiamo. Ecco, vedi? Lo segno, grazie. Ma chi usa la dicitura onlus e poi non lo è? A cosa andrebbe incontro? Pubblicità ingannevole. Sì, cioè nel senso che se lui lo comunica e trae vantaggio, può essere citato... No, lo comunica proprio sui siti, sulle lo comunica, lo comunica, se, per cui c'è, ci sono persone che donano del denaro a una onlus, convinto che sia una onlus, ma non è una onlus, può essere citato in giudizio, assolutamente, sì. Beh, tributario dipende, se loro pagano come se fosse un SRL, anche se si fanno chiamare onlus, il fisco non ha niente da dire, perché le tasse le pagano, e il donatore che ha donato cioè sapendo che, credendo che fosse un ente di volontariato invece un SRL, paga le tasse come SRL, allora potrebbe arrabbiarsi. Attività direttamente connesse. Attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport, promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili, non rivolte alle persone svantaggiate o ai componenti di collettività estere, attività accessorie per natura a quelle istituzionali in quanto le completano e le rendono maggiormente fruibili. Nell'esercizio delle attività connesse è consentito, a condizione che non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali, costituiscono fonti per reperire fondi necessari per finalizzare l'attività istituzionale. Ecco, questo qui è il parametro col quale andiamo a misurare quanto possiamo fare di attività commerciale. E adesso vediamo se nel nostro esempio numerico eravamo coerenti. Allora, qui dice i ricavi i relativi proventi non superano il 66% delle spese complessive dell'organizzazione. Le spese complessive dell'organizzazione sono 120 più 25 più 30 uguale 155, giusto? Queste sono le spese. Il 66% di 155. Per 0,66, 102. Vedete? 102 è maggiore di 50, quindi nel nostro esempio numerico questa ipotesi era coerente con i paletti per la onlus. Ci siamo? Va bene, però questo controllo va fatto, tutti i costi rispetto a questa, che non diventi prevalente questa attività. Bene. Allora, ci sono delle scritture contabili obbligatorie per beneficiare di questi vantaggi fiscali. Si dividono in tre categorie. Quelle che interessano l'attività complessivamente svolta, comprensiva sia dell'attività istituzionale che di quella connessa, quelle che interessano solo l'attività connessa e l'attività di raccolta fondi. Quindi, in un certo modo, anche contabilmente, si individuano questi tre segmenti di attività. E queste documentazioni contabili vanno conservate per 10 anni. Questo è un onere.
purtroppo impegnativo. Dipende, se c'è un commercialista che fa conservazione documentale, può essere, però ci sono quei commercialisti che ti prendono i documenti, li registrano, li elaborano e te li rendono, e la responsabilità è tua della corretta conservazione. Eh sì, perché una volta chiuso il legale rappresentante ultimo, ahimè, quando si scrive l'atto di liquidazione, di solito si scrive i documenti saranno conservati presso, chi è che se ne fa carico? Di solito è il povero presidente dell'ultimo mandato. In garage. Allora, questo qui è il regime di contabilità ordinaria. Gli obblighi contabili si considerano assolti quando sono tenuti in modo corretto, ordinato, e questi... Oddio mio. Eccolo qua. Allora, il libro giornale e il libro degli inventari. Il libro giornale è una sorta di quello che abbiamo fatto ieri quando abbiamo svolto il caso Napoli Follia. Registrazione per registrazione, cosa succede? Giorno per giorno, ok? Libro degli inventari. Quando abbiamo fatto le scritture al 31-12 in cui rimanevano quelle 10.000 magliette, quello è l'inventario. Vai al 31-12, guardi cos'hai in magazzino, valuti al costo, se non è inferiore il prezzo di mercato, e si fa un documento. Valore rimanenze finali, veniva fuori 8.000 euro, bene. Andavano 80.000 euro, bene, vanno messe a bilancio come rimanenze finali. Registro dei beni ammortizzabili. Cos'è questo registro dei beni ammortizzabili? Ieri abbiamo visto tre beni ammortizzabili, ve li ricordate? Il computer, il macchinario. Ok. Nel libro dei beni ammortizzabili c'è l'elenco di queste tre cose con lo schema degli ammortamenti di anno in anno. Ma questo si fa per qualunque tipo di attività? Sì, perché questa è contabilità ordinaria. Libri contabili ausiliari richiesto dalla natura e dalle dimensioni dell'ente, quindi eventuali cose integrative, i registri IVA con fatture acquisto e fatture vendita. Posso avere una contabilità semplificata quando con 400.000 euro di ricavi tendenzialmente, nel caso in cui sia un'azienda di servizi, oppure 700 nel caso in cui faccio altre attività, quindi sono piccolo, gli obblighi contabili si considerano assolti quando sono tenuti soli i registri IVA. Quindi tutti gli altri niente? Sì, tendenzialmente. Esatto, tendenzialmente acquisto e vendita sono sufficienti. Poi è logico che una organizzazione può decidere di adottare, tenere dei libri e considerare gli inventari, rimanenze finali e i beni ammortizzabili, libro cespiti, per una propria maggiore correttezza contabile e per abbracciare nella complessità di gestione anche la questione finanziaria, come dicevamo ieri. Quindi è facoltativo, ma è consigliato. Poi, questi qui sono molto importanti, perché stabiliscono se c'è democrazia o no. Se l'azienda, l'associazione è viva o è semplicemente gestita dal presidente come se fosse una ditta individuale. Non sono previsti obblighi per la tenuta di tali libri, ma parte dell'ente non commerciale, da parte dell'ente non commerciale, come invece avviene per le società commerciali. Appare tuttavia opportuna, spesso necessaria, l'istituzione di... Ok, quindi, ad esempio, come Emilia Romagna, li chiediamo per registrare nel registro
delle APS o ODV, organizzazione di volontariato, chiediamo i verbali. Anche la Regione Puglia. Quindi vedete, non sono obbligatori per legge, però se poi tutte le regioni si uniformano nel chiedere, perché prassi? Perché almeno c'è un nero su bianco. Tra l'altro, quando tenuti in ordine, preventivamente bollati, addirittura numerati, provano ciò che è avvenuto nei confronti dei terzi. Quindi se io sono amministratore o presidente o legale rappresentante, ci tengo. Ma perché hai preso quella decisione? Hai firmato? Io presidente ho firmato un acquisto di un macchinario. Io dico perché abbiamo deciso in CDA, perché l'assemblea mi ha dato mandato di. Formalizziamolo, ok? Quindi un presidente che si prende le responsabilità forti quando mette delle firme, si tutela lui a scrivere nero su bianco cosa è stato detto in CDA o in assemblea. Siete d'accordo? Beh, ma se il presidente non ha cioè acquista il macchinario e non è stata fatta nessuna delibera, nessuna assemblea del CDA eccetera eccetera, ed è stata solo una cosa verbale, il consiglio di amministrazione ha detto sì va bene, prendila, lei l'ha presa e finisce là, no? È sbagliato. Allora, proviamo a vedere se vuole rispondere. Se l'assemblea dei soci oppure anche un solo socio non è d'accordo con la scelta del presidente, si fa una richiesta di assemblea dei soci dove puoi richiedere giustificazione al presidente per questa scelta e chiedere la la revoca della presidenza, almeno dal nostro statuto è così. Sì, molto. Allora, funziona così. In teoria, quando un presidente viene incaricato della legale rappresentanza della società nella gestione ordinaria, può essere anche incaricato della gestione ordinaria e straordinaria. Okay? Questo dipende da quello che c'è scritto nella delibera che nomina l'organo di governo, il presidente. Allora, viene incaricato per il governo e la formalizzazione degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione il signor Pinco Palla. Questo ha autorità di prendere le decisioni nel bene e nell'interesse dell'organizzazione di ordinaria e straordinaria amministrazione. Quando diciamo straordinario può essere anche un investimento molto importante. Però deve essere l'assenzione di un mutuo. Ma ci deve essere? Cioè almeno da noi, per quanto abbiamo fatto una distinzione, che cos'è ordinaria e che cos'è straordinario. Perché io posso ritenere una cosa ordinaria una... Voi come avete definito la distinzione tra ordinaria e straordinaria? Straordinaria, ad esempio, la richiesta del prestito mutuo alla banca. Alla banca. L'accensione dei finanziamenti sono considerati straordinari. Poi? Per esempio la raccolta fondi, cioè organizzare una raccolta fondi per noi è straordinario. Avviare una campagna di raccolta fondi è attività straordinaria. Per cui nel vostro statuto avete definito... Noi abbiamo un regolamento, più che nello statuto... Non è nello statuto, quindi... cioè abbiamo lo statuto e poi abbiamo il regolamento. Ok, quindi gerarchicamente è un passo sotto. Voi potete modificarlo senza andare, il regolamento potete modificarlo. Basta un'assemblea. Sì. Perfetto. Quindi è come se fosse una delibera di assemblea, la stessa potere di fonte giuridica. Un'assemblea che decide è il vostro regolamento. Quindi avete definito con precisione cosa è straordinario, cosa è straordinario, e il mandato del vostro presidente è per la gestione ordinaria. Perché non può prendere in autonomia quel tipo di scelte, no. No. Allora, quando può prendere le scelte straordinarie? La contabilità straordinaria? Quando? Chi prende le scelte di straordinaria? Il consiglio di amministrazione fa un'assemblea. Il CDA lo propone all'assemblea. Tutta la straordinaria amministrazione la decide l'assemblea. Sì. Questo è molto tipico delle cooperative che sono molto democratiche, nel senso che
Le scelte di gestione sono molto concertate con la base. Non c'è un vertice che decide, ma le decisioni più importanti ritornano in assemblea. Questo è molto democratico. Siamo bravi. Grazie. Però, vi imbriglia, perché c'è l'altro lato della medaglia, nel senso che se c'è rapidamente da prendere una decisione di un potenziale bando che scade domani, e tu hai messo che la partecipazione ai bandi è in assemblea. Ora che ti riunisci il CDA, convochi l'assemblea, prima seduta, seconda seduta, vai alla votazione, decidi di partecipare al bando e il bando è scaduto. Quindi ha i suoi pro, questa grande democraticità, e i suoi contro. Ok? È il giusto, bisogna trovare il giusto equilibrio tra la velocità e rapidità di decisione, che se ti fidi del tuo presidente devi lasciargliela, e invece la necessità di controllo e concertazione delle scelte organizzative, che in una cooperativa, essendo tutti imprenditori, ci si vuole mantenere una sorta di voce in capitolo nelle decisioni aziendali. Ok? Tornando a noi, tu hai detto addirittura chiedo l'azione revocatoria dell'amministratore. Voi probabilmente avete anche indicato quando, nel regolamento, un socio può fare richiesta all'assemblea di revocare l'incarico a quell'amministratore. Ovvero quando compie atti di straordinaria amministrazione pur non avendo avuto la delega dell'assemblea. Sì. Quindi un amministratore che fa una cosa, il vostro amministratore, che prende una firma senza l'approvazione dell'assemblea rischia tanto. Rischia di perdere il posto. La revoca. Sì. Oh. Quindi lui potrebbe essere ex post chiamato a rispondere della scelta di gestione che ha preso in autonomia ma che non aveva il potere di chiedere in autonomia. Voi avete formalizzato e scelto cosa portare in assemblea, quali scelte? Un amministratore, se non ha questo obbligo, perché nel suo mandato c'è scritto puoi prendere decisioni sia straordinarie che ordinarie, e vi assicuro che è la prassi più corrente, ok? È frequente che gli si dia tanta autonomia. Però è lui che dice, per tutelarmi, voglio fare un'assemblea che mi approvi quel comportamento, perché non ci sia un domani qualcuno che mi dice hai abusato di questa autonomia, hai sbagliato, adesso paghi. Okay? Quindi per tutelarsi chiede un parere all'assemblea, l'assemblea dice sì e lui va avanti. Però, scusa, quando c'è un amministratore unico? Sì, perché il rapporto sono addirittura due. Regale rappresentante, consiglio di amministrazione, assemblea dei soci. Quindi a seconda della pesantezza di questa decisione dice ok, è talmente pesante che voglio andare almeno a farmi un CDA. Poi se è ancora più pesante il CDA può dire ok, mandiamolo addirittura ai soci. Tre livelli quindi di decisione. Ok, questo riguarda la... E cosa sono questi libri? Il libro del verbale dei consigli... dicevamo, e questo qui è il presidente. Quindi abbiamo 1, 2 e 3 livelli decisori di concertazioni. Quindi quando le scelte sono semplici, i contratti li firma il legale rappresentante. Se si vuole tutelare, chiede agli amministratori, se è una scelta molto impegnativa, chiede a tutta l'organizzazione, se siamo d'accordo. E quando si radunano, ci sono appunto il libro dei verbali del consiglio o comitato esecutivo, chiamiamolo come lo vogliamo, è il CDA di fatto, libro delle riunioni degli associati, sono le assemblee dei soci. Ecco, l'organo di controllo. In alcuni casi c'è un organo esterno, nel senso che l'assemblea nomina anche un
collegio sindacale, chiamiamolo così, che controlla la correttezza amministrativa dell'organizzazione. Ok, in alcuni casi, vedi Parmalat, questo collegio sindacale, Parmalat era una società quotata, e questo collegio sindacale era assolutamente colluso con quelli che erano gli amministratori e il presidente, e questi tre soggetti hanno agito per il loro interesse, non nell'interesse dei soci e proprietà, che fallì miseramente. Libro degli associati e libro delle oblazioni. E le donazioni. Scusa. Allora, lì la vidima la si può chiedere in Camera di Commercio. Per avere una certa, però io ultimamente vedo solo delle cose scritte sul computer. Il librone bollato e vidimato ordinato nelle pagine, almeno di quelli che ho visto è stata solo un'associazione che ce l'aveva scritto a mano. Noi avevamo prima quello, il librone scritto a mano vidimato dalla Camera di Commercio, adesso è informatico, cioè foglio Word, e poi lo stampiamo. Stampate sui fogli, fogli vidimati. Sì. Sì, lì è il quanto volete. Sinceramente è molto più comodo digitare, digitare, perché poi sbagli, quindi è brutti. Anche perché almeno a noi c'è mi sa un libro dei verbali, c'erano delle correzioni quando ci fu fatto il controllo, ci sa, queste non ci devono essere, o le hanno bianchetto. No, con la riga. Sì. E si leggeva quello che avete cancellato. Alcune volte alcune volte deve si legge potersi leggere quello che è stato cancellato. Quindi invece è così. Perché ma a volte sì, ma onestamente ho visto quelli che tenevano il librone, erano associazioni molto dalla grande tradizione, e anche come soci avevano un'attività, età molto avanzata. Scusa, il libro delle oblazioni, non ho capito. E le donazioni. Quindi ci deve essere un libro delle donazioni? Deve, sono tutti dovrebbe, suggerimenti, sono dovrebbe. Suggerimenti, non sono obbligatori. Appare tuttavia spesso necessario. Onestamente anche questa qui non l'ho vista e neanche noi l'abbiamo mai richiesta. Comunque sotto, non scrivendo su un libro delle oblazioni possono presentarsi attivi o comunque soldi che nessuno giustifica. Ripeti? Se non c'è un libro in cui sono registrate le donazioni, come si fa a giustificare un tot che c'è sul conto corrente? Beh, allora, tu hai comunque le registrazioni contabili del libro giornale. Nel libro giornale, quando hai un ricavo, l'abbiamo visto l'altro giorno, lo segniamo. Più cassa, più banca, ricavo. Te lo ricordi? Sì. Quindi il nostro libro giornale alla fine riepiloga quante sono state le donazioni nell'anno, perché le somma tutte, e lo mettiamo nel conto economico tra ricavi, donazioni. Però non è un libro nel quale questo giorno X tizio mi ha donato 10 euro. E per chi dona con l'anagrafica bisogna, del nome. Esatto, infatti stavo chiedendo, bisogna chiedere tutta l'anagrafica come si fa in una qualunque attività commerciale, tipo documento, codice fiscale. No, perché tu rilasci una ricevuta nella quale dici nome e cognome. Nicoletta Brambilla mi ha dato 1000 euro, basta, sì. non serve altro. Sì. Poi non ci sarebbe, scusa, la ricevuta per poter scaricare una brilla. Beh, senz'altro quella persona che ha la quella persona che ottiene la tua ricevuta se la va a scaricare dai suoi redditi.
quello senz'altro. Certo. Però, ecco, tu non sei tenuto obbligatoriamente a tenere questo libro delle obbligazioni in cui hai nome, cognome, codice fiscale di chi ti ha regalato quei danari. Come dicevamo prima, sono consigliati, alcuni sono molto consigliati, vivamente consigliati, tanto che anche il registro regionale lo richiede, altri... Ricordiamoci che sono piccole associazioni che spesso fanno per volontariato e rendere tanto onerose e burocratiche la gestione rischi di disincentivare il volontariato, quando in realtà per la pubblica amministrazione è una delle attività che sostiene la coesione sociale, importantissimo il terzo settore. E perché tutti questi controlli, tutti questi adempimenti, secondo voi? Per evitare opportunismo. Quindi tu con i controlli che fai a tutti e l'onere che fai a tutti è in realtà solo per scoprire quei pochi che fanno opportunismo. Però tu stai caricando a tutti quelli che fanno volontariato o fanno qualcosa per il prossimo di un onere burocratico, di un rischio, di una cosa che deve avere certi limiti, altrimenti chi è che è incentivato a fare un'opera di bene quando in realtà sei... C'è una serie di rischi, adempimenti, controlli, la pubblica amministrazione che pare ostile, domani vieni qua a colloquio, come avesse assume, tu stai rubando dei soldi di default, adesso veniamo qua e parliamone di quanto. Ma io mi sono ritrovato come pubblica amministrazione, perché avevo quell'incarico da parte della provincia, a svolgere quel ruolo, ma... Ho cercato di fare con la maggiore cortesia e cordialità, e avvertendo, guardate, che quello che stiamo facendo, questi controlli, tra l'altro ascoltiamo, sono due cose diverse. Tra l'altro noi chiedevamo, facevamo domande, come sta andando l'attività, complimenti, e poi dopo chiedevamo questi documenti, chiedevamo con tranquillità questi documenti, il bilancio approvato, l'assemblea, come è stata convocata l'assemblea, perché io posso dire, c'erano... 20 partecipanti su 300 associati. È facile avere l'approvazione del bilancio con 20 partecipanti, ma come hai informato che c'era l'assemblea quel giorno lì? La convocazione dell'assemblea, anche quella. Cioè, quindi tutte queste cose le controlliamo, le diciamo, e però con tutta una cordialità e avvertendo che l'onere di questo controllo è semplicemente per tutelare voi dagli abusi di altri che beneficiano delle medesime agevolazioni fiscali, ma stanno facendo impresa. E anche l'Agenzia delle Entrate ha fatto, almeno lì da noi, ha fatto delle ondate di... Perché soprattutto le sportive c'erano dei multipli terribili, nel senso... Sì, bisogna un po' riportare tutto il comportamento del sistema a quelli che sono i fini veri, che è l'utilità sociale. Assorbire gli obblighi fiscali previsti dalla norma sulla tassazione diretta, IRES, IRAP e IVA. Sono chiare cosa sono queste tre tasse? Ditemi sinceramente, IRES cosa vuol dire? IRES sta per? Imposta, redditi, società, ok? Ha sostituito la vecchia IRPEG, imposta... redditi persone giuridiche, ok? Qual è l'aliquota dell'IRES? Quanto pagano le società in Italia?
27,5. Ok? Questo è un'imposta sui redditi. Quindi, alla fine dell'anno, noi facciamo ricavi meno costi ed è il reddito. Su questo calcoliamo l'IRES del 27,5%. Aspetta, adesso andiamo a vedere le... Questa è la normalità. Adesso andiamo a vedere le agevolazioni. IRAP. Cos'è l'IRAP? Sta per imposta regionale attività produttive. Quindi questa qui è l'imposta grazie alla quale le regioni finanziano il sistema sanitario. Ok? Che aliquota ha? 3,9%. Però, cioè, purtroppo il nostro fisco ha fatto le cose complicate. Mentre questa qui è ricavi meno costi, semplice, questa qui è ricavi meno alcuni costi, purtroppo, nel senso che ci sono alcuni costi che deducibili per l'IRES, non deducibili per l'IRAP. Ad esempio, facciamo un bilancio che dice così, ricavi per 100, materie prime, cioè i costi delle materie prime, meno 30, servizi, meno 20, lavoro, meno 30, siamo a 70, interessi passivi, meno 5, quanto fa? 15. Benissimo, questo 15 lo vado a tassare per fini IRES del 27, e IRES. Questo è il risultato ante imposte, ok? Il 15. Poi vado a toglierci l'IRES, che abbiamo detto è 15 per 27,5%. Quanto farà? 27, ho sbagliato. 15 per 4,125. Ok, questo è l'IRES. L'IRAP, su cosa la calcolo? Abbiamo detto che alcuni costi, per cui di questi 1, 2, 3, 4 costi, alcuni non hanno niente. E in particolare sono interessi passivi e il lavoro. Ai ai ai, questo è terribile, il che vuol dire che in realtà ai fini IRAP il mio utile quant'è? 50, 100 meno 30 meno 20, oppure lo calcolo 15 più 5 più 30, è uguale, ci siamo? Fai una brutta faccia tu, eh? No, lo sa, è la contabile, se non lo sa lei. Quindi, questi 50, questi 50, li andiamo a applicare il 3,9%. 1,95. IRAP. 15 meno 6 fa 9. Questo è l'utile netto.
Ok? Questa è la normalità. Allora, come vedete, il nostro sistema giuridico fiscale funziona in maniera strana, perché le società di servizi tipo le cooperative, che hanno tanto per costo del personale, non hanno materie prime quasi, pochi servizi esterni, tutto personale, alla fine questo 3-9% incide un sacco. E soprattutto se vai in più o meno in pareggio, nel senso che ricavi 100 e spendi 100 per il personale, ti ritrovi a pagare sto 3,9 su quello che non è un tuo ricavo. È terribile questa cosa qua. E infatti tutte le associazioni di categoria imprenditoriali dicono: ma perché c'è questa tassa sul lavoro? Disincentivi l'assunzione con questa tassa strana. No? E cosa dice invece il legislatore? Pagate le tasse. No, dice che questa tassa serve a finanziare il sistema sanitario regionale, che può non essere all'altezza, tuttavia dipendono questi costi dai lavoratori che lavorano sul territorio, quindi le attività produttive sul territorio devono in un certo modo contribuire alle persone che lavorano lì. Quindi è una tassa sul lavoro, a carico dell'impresa, ma è una tassa sul lavoro. Ed è molto fastidiosa. Infatti uno degli obiettivi ambiziosi era quello di ridurla. Sono stati fatti dei tentativi per rendere in parte deducibile almeno questa voce qua, in parte. Attualmente. Anche perché qualunque lavoratore ha già di suo una tassazione con cui contribuisce. Certo. Cui... E infatti, visto che era così fastidiosa, alcuni governi hanno tentato di fare dei crediti d'imposta soprattutto per certi lavoratori nel sud, per certi lavoratori giovani, per certi lavoratori donne o per i lavoratori a tempo indeterminato. Quindi questi 30 in parte oggi sono deducibili. Però, signori, questo è. E comunque questi sono anche nelle associazioni. Sì. Ma non vedete, adesso vediamo le differenze. Vediamo le differenze. Ah, l'IVA. Me l'ho dimenticata. Voi pagate l'IRAP e quanto è fastidiosa. C'è l'unica tassa, ma questo è il mio parere, che non è fastidiosa, ma è il cittadino che sceglie di pagare. È la lotteria. Tu quando compri un gratta e vinci, sai che stai contribuendo alla collettività pagando una quota di tasse. Non pensi che pensino questo? Lo fanno con fine filantropico. Credo che non lo sappiano. Non lo pensano, ma manco non credo che loro non lo sappiano. Pensavo che i giocatori di gratta e vinci fossero in realtà dei donatori. Sì. È il fundraising. Voglio contribuire alla collettività. Mi sbaglierò. Subdola peraltro che colpisce l'inconscio. Sì. Sfruttata in maniera proprio maniacesca. Siamo delle mucche da mucche. Vuoi? Ah, mi dimenticavo dell'IVA. L'IVA. È una tassa completamente diversa, perché queste erano tasse sul reddito, questa è una tassa sui consumi, sul valore aggiunto. Quindi gioca completamente diverso. Sapete come gioca, no? Esatto, quindi... Però la cosa terribile è che non ha un ritorno, per cui tu libero professionista vieni qui, hai delle spese, ti viene fatta fattura. In alcuni casi può essere recuperata, non deducibile,
cioè se io sono un'attività produttiva, arriva il cliente, non va. Tu vai a fare benzina, te la scarichi. Non entra nel... Vai a fare benzina? No. Però no. Ah, ci sono delle... evitano degli abusi. Allora, se uno è un'attività produttiva, che può essere o un singolo professionista o una società, come funziona? L'IVA va a colpire il valore aggiunto e il consumatore finale. Ok, quindi se io sono un cittadino, compro una maglietta al negozio, anziché pagarla 10 euro, la pago quanto? 12. Tu hai tappato l'aumento. Per il momento è 12,1. Per cui IVA 21% e colpisce il consumatore finale. Per l'azienda è un costo? È un ricavo? Per l'azienda che ti vende la maglietta, che incassa questi 2,1 euro, cos'è? Un costo, perché dovrà restituirlo allo Stato. Però adesso l'ho incassata. Io adesso lo incasso, cos'è? Tu non hai fatto la lezione di ieri. Correttamente dice è un'entrata, però non è un ricavo, perché lo devo restituire. Quindi tu fungi da, si chiama, sono sostituto d'imposta. Io incasso da te cittadino e alla fine del mese verso lo Stato. Ok? Quei 2,1 io li incasso ma poi li devo versare. Semplicemente faccio il piacere allo Stato di... Ok? Quindi non è un credito. E così quando compro io, perché questo signore qua avrà comprato la sua merce, magari l'ha pagata 5. Su 5 cosa avrà pagato di IVA? La 6,05, quindi 1,05. A questo punto, se sono solo queste due le manovre che ha fatto, quanto dovrà pagare all'erario questo negoziante? 1,05. La differenza tra questi due, cioè fa il conteggio delle fatture attive e delle fatture passive, ci siamo? La differenza te la ridò. Per cui lui è proprio trasparente. Se però non batte lo scontrino e incassa da te 12,1, questi 2,1 è un'appropriazione indebita. Ok? Questo è il funzionamento dell'IVA. È logico che per il consumatore finale è una crescita di costi terribile. Sì, certo, perché le cose anziché pagarle 10 le paghi 12. Di conseguenza se mi dice ti faccio pagare 10, poi lo scontrino, è un reato proporre un affare del genere. Bellissimo, per l'amor di Dio, però a me nel frattempo ho un risparmio di 2,1. Sì, se proprio devi dirla tutta puoi andargli a pizzicare anche qualcosa di più. Perché nel senso che tu hai un risparmio di 2,1, ma lui non ha un risparmio. Ah, certo, potrei anche contrattare. Perché lui ha anche il risparmio su IRAP e IRAS, perché non dichiara quel ricavo. Quindi oltre a guadagnare 2,1 qua, guadagna anche una quota di IRES e IRAP, perché questo qui non è più 100, ma è 90. E quindi paga meno IRES e IRAP. Quindi non il 22%. Ma in realtà no, cioè le tasse si pagano, dai, andiamo. No, non è solo per lo streaming, le tasse vanno pagate, se ritenete che sono troppo elevate, avete l'opportunità di votare in democrazia un rappresentante che può proporre una riduzione delle tasse, però... O candidarvi voi stessi. Però l'evasione fiscale. Anche per te.
danneggia tutti. No, è una brutta piaga. Una brutta piaga. Dilla me che sono l'unica a cui viene. Dilla me che mi sa che sono l'unica a cui viene detratta direttamente alla fonte. Anche giusto. Anch'io sono dipendente. Anch'io sono dipendente. Siamo tutti dipendenti. Allora dovremmo fare tutti la stessa lotta. E quando ci propongono lo scontrino rispetto allo sconto? No! Bene. Queste sono le tre imposte principali che andiamo a trattare. Ok? È logico che bisogna capire prima di cosa parliamo, prima di parlare delle riduzioni per le onlus e le organizzazioni non profit. Allora, oltre a le rilevazioni contabili, abbiamo detto che oltre a servire per calcolare le imposte, servono anche a informare gli amministratori e gli organi di controllo sull'andamento della gestione, così che si possa tempestivamente ed efficacemente indirizzare l'attività. Il famoso conoscere per decidere. Informare i promotori, gli associati e i sostenitori sull'attività svolta dall'ente in modo che questi possano giudicare la validità delle scelte effettuate dagli organi amministrativi e di controllo. Informare terzi, cioè le banche, i dipendenti, i fornitori, sulla salute della nostra associazione. Ok? C'è qualche domanda? Tutto a posto? Documento, allora, cos'è il bilancio? In particolare adesso vediamo lo schema di bilancio delle... Volete fare una pausa? Allora vediamo dopo lo schema di bilancio. Pausa. Bene, riprendiamo e riprendiamo con una domanda. Sì, le volevo chiedere... Dammi pure del tuo. Vabbè. È opportuno creare un altro conto corrente dell'associazione dedicato esclusivamente a un progetto triennale di raccolta fondi? Sì, col fine di... Col fine di distinguere e di usare quei fondi per pagare gli operatori che lavorano nei laboratori, nei vari laboratori. Ecco, okay. Ho una raccolta fondi sia per il laboratorio, per altre iniziative, eccetera, eccetera, diciamo, sempre su questo ambito. E volevo chiedere se era opportuno, se si poteva fare, ecco, creare proprio un conto dedicato per la raccolta fondi di un'associazione. No, nel senso che lo puoi fare, ma non ha alcuna utilità, perché nelle associazioni, queste forme giuridiche più semplici, chi comanda, l'organo sovrano, è comunque l'assemblea dei soci, che incarica il CDA, che nomina un legale rappresentante. Quel legale rappresentante è l'unico che può andare in banca e firmare l'apertura del conto corrente ed è pertanto l'unico che può disporre di quel conto corrente. Quindi sarebbe poi che diciamo, il presidente mi dovrebbe fare una dedica congiunta o no. Di fatto quello che hai in mente tu è la gestione di un affare separato. Questo qui è possibile nell'SPA costituire dei patrimoni destinati a determinati affari. Quindi non solo un conto corrente, ma giuridicamente dei patrimoni destinati. Un'attività, se vogliamo, particolare, come quella una campagna di fundraising, un progetto,
Ok, nell'SPA se voglio fare un affare particolare posso destinare una quota del capitale e separarlo. Nell'associazione non è così, per cui la governance è comunque questa, per cui anche se nominalmente chi va a firmare non è il presidente perché tu potresti avere una delega, in tutti i casi se l'assemblea ti dice guarda che quei soldi del conto corrente in cui tu hai la delega non li spendi per darli ai lavoratori, la tua idea è di salvaguardarli per i lavoratori, no, perché adesso c'è una nuova priorità e vanno dati a Tizio, tu sei costretto, e lo formalizziamo questa decisione sui libri d'assemblea, se tu persisti nel utilizzare la tua firma, il tuo potere di delega per pagare i dipendenti, vai contro quello che è la volontà dei soci, loro ti possono citare. Sì, ma quello è stato creato per una campagna di fundraising. Ma loro possono cambiare idea. L'organo sovrano è l'assemblea. Ti dicono oggi è così, in corsa, no, abbiamo cambiato idea e non ci puoi fare niente. Nonostante ci sia un contratto, una stipulazione di contratto che prevede... Il contratto, parliamo di giuridicamente, un'assemblea dei soci che dice e decide questo. Siccome l'assemblea dei soci del mese successivo può decidere l'esatto contrario, tu non hai alcuna possibilità di... Chiarissimo. Okay? Non è una ditta individuale. Non siete, con le associazioni non siete imprenditori autonomi. Okay? Sono organi democratici in cui l'assemblea è sovrana. Puoi farlo. Però può, quello è dedicato a una cosa che l'assemblea dei soci ti può dire ok, ho cambiato idea, adesso quei soldi che sono lì li dedico a dell'altro. Poi hai fatto la raccolta fondi, hai detto a tutti i donatori di fare una cosa, ci metti la faccia e poi non la fai più, fai un'altra. Ci metti la faccia tu come io come fundraising, mi brucio E l'associazione non ti sta dietro. E l'associazione non mi sta dietro, esatto. Scusa, riguardo questo, un ente... un ente pubblico che mi sovvenziona mi può chiedere di aprire un conto dedicato solo per quella per quell'attività, e se io come come assemblea dei soci non voglio aprirlo ti dice no, io non ti do il finanziamento, quindi io sono costretto ad aprirlo. Sì, perché loro magari ci sono quegli enti che vogliono in alcuni casi una contabilità finanziaria separata e vedere tutto quello che succede sul conto corrente. Ti chiedono l'apertura di un conto corrente e vogliono poi vedere tutti i movimenti. Quindi può essere fatto. Può capitare, sì. Sì, sì, no. Una forma di tutela di alcune pubbliche amministrazioni che vogliono dei conti precisi. No, la Regione Puglia vuole questo. Praticamente questo, perché poi la contabilità si mischia tutto. La contabilità si mischia tutto, certo. Sì. Però finanziariamente voglio vedere cosa entra, cosa esce. Ce lo puoi fare, però è un fatto pratico, non giuridico, che ti garantisce. Va bene. Allora volevo farvi vedere appunto questi documenti di bilancio proposti dall'Ordine dei Commercialisti, che il Consiglio Nazionale dei Commercialisti, che ha predisposto delle forme di bilancio che non sono quelle delle aziende profit, ma più semplici. Lo stato patrimoniale, vi ricordate che ieri abbiamo guardato lo stato patrimoniale contabile, attivo e passivo, no? Nell'attivo, vedete, ci sono queste voci qua. A, crediti verso associati per versamento quote. Cos'è questa voce A? Crediti verso associati. Quando è che l'associazione ha un credito verso gli associati? Io mi iscrivo. La quota associativa è 30 euro. Ti prometto che ti darò 30 euro di quota, e però ancora non te li ho dati. Per il momento, se ad esempio chiudiamo il bilancio e dobbiamo dire cosa succede al 31/12 e non ho ancora incassato le quote dell'anno chiuso, può. Però può capitare che uno
Può capitare che uno sia iscritto quest'anno, non si disiscrive, l'anno dopo non ha ancora pagato la quota. Sì, sì, se voglio sì, però un amministratore, qual è il giochino? L'amministratore cosa dice? Va dalla pubblica amministrazione e dice: io ho un'associazione di 3.000 volontari, quindi più associati ho, più sono forte come rappresentante, più ho credito verso l'istituzione a dire: dammi un finanziamento. Ok? Quindi hanno vantaggio queste persone a dire che ho tanti associati, anche se non ci sono in realtà, anche se non pagano la quota associativa da anni. Però almeno devo far vedere che ho tanti crediti. Per cui se io sono una pubblica amministrazione e viene un amministratore di un'associazione che millanta di avere un'associazione grandissima, gli chiedo: ok, fammi vedere il bilancio. E poi scopro dal bilancio che ci sono un sacco di crediti verso gli associati che formalmente ci sono, ma in realtà non contribuiscono. Come lo vedo questo millantatore? Non è credibile. Ok? Quindi il bilancio prevede un'apposita voce ben identificata, ben evidenziata per riconoscere i millantatori. Poi le mobilizzazioni le abbiamo visto ieri, materiali e finanziarie. Cioè quelle cose che resteranno nel nostro attivo patrimoniale a lungo, come macchinari, computer e i mobili. E poi quelle dell'attivo circolante, le rimanenze, i crediti, altre attività finanziarie, tipo dei titoli che compro e vendo, e le liquidità, il conto corrente, la cassa. Ok? Rate e riscontri è una voce residuale, ignoratela. Però tendenzialmente, vedete, è lo schema che più o meno avevamo visto qua. Non è tanto diverso. Ok? Il passivo, anche qui non è per niente diverso, perché abbiamo il patrimonio netto diviso in patrimonio netto, fondo di dotazione dell'ente e patrimonio vincolato. Manca qui la voce, però ci sarebbe anche quella dell'utile o degli avanzi di gestione, avanzi di gestione precedente o in corso. Cos'è? Allora, ipotizziamo che abbiamo un credito verso un soggetto che probabilmente sta fallendo. Quel credito non è più buono, praticamente. Allora io cosa faccio? Qui ho il credito, ma siccome ho il timore che non mi pagherà, lo svaluto o accantono una posta, un fondo. Cosa vuol dire? Che a fine dell'anno faccio una registrazione che fa così: costo in dare svalutazione crediti, in avere fondo svalutazione crediti, fondo per rischi e oneri. Quindi è come se stornassi il valore del credito, che qui da 100 diventa 30, e parallelamente registro il costo che va a ridurre il mio avanzo di esercizio. È una sorta di è un costo. Il fondo è una cautela per eventuali perdite future che diventeranno molto manifeste, però io già le vedo quest'anno. Allora, sul bilancio, quando sul bilancio economico, sul conto economico, quando le faccio emergere? Le faccio emergere quest'anno, voglio anticiparle, non l'anno prossimo quando diventano conclamate. Ok? Perché le reputo di competenza di quest'anno, nel senso che sono crediti che non sto incassando adesso sulle vendite di adesso, quindi è giusto che siano quest'anno. Se non accantonassi a fondo, chiuderei il mio bilancio con tutti e 100. E questa perdita la rimanderei all'anno prossimo, e non è corretto da un punto di vista di competenza. Devo anticiparla utilizzando questo gioco contabile. Ok?
Il TFR invece è il debito che ho nei confronti dei dipendenti per la liquidazione che gli darò domani. I debiti sono tutti i debiti che ho verso i vari soggetti, i rate e risconti e la voce residuale che è di solito di importi limitati. Quindi questo è lo stato patrimoniale. Il conto economico in realtà nelle organizzazioni non profit si chiama rendiconto di gestione e ha questa forma qua. Vedete, è comunque costi e ricavi, però i costi e ricavi sono articolati per area gestionale. Cos'è un'area gestionale o un settore di attività dell'organizzazione? Il primo riguarda le attività tipiche. Ok? Ricavi e oneri. Il secondo blocco riguarda le attività di raccolta fondi. Il terzo blocco riguarda le attività commerciali. Guardate a caso, anche il conto economico delle aziende non profit in qualche modo ritorna, eccolo qua, al nostro schema. Ok? Quindi c'è coerenza. Le attività accessorie sono le attività commerciali. Quindi abbiamo tre risultati di esercizio, se noi confrontiamo il 3 col 3, il 2 col 2, 1 con l'1. Poi ci sono queste altre gestioni che sono le gestioni finanziarie, gli interessi passivi in confronto agli oneri finanziari rispetto agli interessi passivi positivi. Quella che è la gestione straordinaria, che spesso è vuota, non ci sono cose particolari straordinarie, e l'attività di supporto generale, che è solo costo. Totale costi, totale costi, totale ricavi e il risultato netto è la differenza. Ok? Ma perché i danni sono positivi? No, nel senso che a pareggio, questo qui volevi chiedere perché il risultato, perché se i costi, veniamo qua, allora se il totale dei costi è 100, il totale dei ricavi è 110, io registro qua 10 per far tornare 110 uguale a 110. E allora il risultato positivo lo metto sotto i costi, ma è solo una esposizione contabile. E per differenza, prova a pensare, 110 sono i ricavi, 100 sono i costi, la differenza è 10, l'utile. Non è che lo metto nei costi, lo metto qua sotto per far pareggiare le due colonne. È una pensata contabile dei ragionieri quando hanno inventato questa cosa. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Commercialisti l'ha pensata così, che il risultato gestionale positivo andasse di qua per pareggiare i conti delle due colonne. Scusi, ma non si è usa di solito nella partita doppia, o no? O sì, anche nelle partite doppie è così, è una prassi che si usa in partita doppia per pareggiare le colonne. Cioè? Allora lo metto da quell'altra parte. Okay. Semplicemente per pareggiare le colonne, non c'è una logica. Allora, documento rappresentativo dei risultati di sintesi degli enti non profit. Allora, il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha previsto per le piccole organizzazioni la possibilità di fare solo un rendiconto di incassi e pagamenti, cioè la famosa e c'è questo rendiconto che dopo con Eroe vi faccio vedere e fa solo entrate e uscite, quindi è molto più semplice e si guardano i movimenti finanziari. Questo è un po' il formato. Vedete, incassi della gestione sono le entrate relative ai ricavi. Gli incassi in conto capitale sono
le entrate non collegate ai ricavi, per caso se ad esempio ho ricevuto un finanziamento piuttosto che ho incassato un credito, cioè quelle famose entrate che non sono ricavi, che abbiamo visto ieri sempre nell'esercizio. Quindi ho il totale degli incassi, a quel punto parallelamente faccio la stessa cosa per i pagamenti e ho la differenza del flusso finanziario dell'anno come differenza tra gli incassi e i pagamenti. Poi c'ho le due identificazioni dei fondi liquidi iniziali e di finali, che dovrebbe essere quadrare con questa differenza. Questa invece, sì? Scusi, ma il fondo tipo fondo ammortamento, fondo, lo prendo dagli utili ovviamente, una quota degli utili lo pongo nel fondo. Il fondo di ammortamento è una cosa diversa, è una quota di partecipazione dell'immobilizzazione al costo dell'anno, per cui noi al 31-12 cosa facciamo contabilmente? Avevamo un macchinario che avevamo comprato nuovo nell'anno, alla fine dell'anno per forza non è più nuovo, lo devo svalutare. L'ammortamento mi sa tipo, io lo devo svalutare alla fine dell'anno, quindi la perdita di valore è un costo e lo chiamo ammortamento. Questo, la contropartita dell'ammortamento è il fondo ammortamento, che quando riepilogo nello stato patrimoniale lo porto in diretta deduzione del bene. Cioè un bene che valeva 100, dopo un anno vale 80, dopo due anni 60, eccetera. Quale fondo posso prendere una parte degli utili e metterlo in quel fondo? No, sono due cose scollegate. Non hanno una collegamento. Questo invece è il rendiconto degli incassi e dei pagamenti, la situazione patrimoniale, questa è la situazione delle attività e delle passive, vedete come è molto semplice. Fondi liquidi e attività monetarie e finanziarie, attività detenute per la gestione dell'ente e le passività. Questo è estremamente semplificato. Questo addirittura sono le movimentazioni del fondo del capitale, all'apertura, il risultato della gestione, le delibere se ad esempio hanno determinato degli spostamenti in queste voci, le erogazioni e la chiusura dell'esercizio, nelle tre voci che dicevamo di fondo vincolato, fondi disponibili e totale generale. È il patrimonio netto di un ente questo, i movimenti che ha avuto nell'anno. Ok, ci siamo? Adesso andiamo a parlare degli aspetti fiscali e poi vi faccio vedere un po' eroe. Allora, l'esatta qualificazione giuridica di un ente è imprescindibile in quanto propedeutica a definire la corretta. Vabbè, qui vado un po' più veloce perché non abbiamo molto tempo. Volevo prima di tutto stabilire cosa intende il codice civile per attività commerciale. Ok? Questo ci serve poi per identificarla. È l'articolo del codice 2195 e dice che sono attività commerciale, un'attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi, attività intermediaria nella circolazione dei beni, trasporto terra, acqua, aria, bancaria, assicurativa o attività ausiliarie delle precedenti. Queste sono le attività commerciali. Quindi, quelle che non so, quando un ente non commerciale svolge queste attività, sta facendo delle attività commerciali. Ok? Era il nostro schema iniziale, attività commerciali. Se l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari è non commerciale, l'ente deve annoverarsi fra quelli non commerciali, sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini delle imposte sul valore aggiunto. Diversamente, l'ente, ancorché dichiari finalità non creative, è considerato ente commerciale quando l'attività essenziale per la realizzazione degli scopi tipici è di natura commerciale. Quindi al fisco non interessa cosa sei giuridicamente. Al fisco
fornisco, interessa come ti comporti. Questo è fondamentale, che voi potete costituirvi quanto volete per come associazione o scrivere le più belle parole nel vostro statuto, ma se vi comportate in maniera commerciale, voi andate a pagare le tasse. Ok? Non è la natura giuridica che fa la differenza. E qui ci sono degli esempi, perché poi l'Agenzia delle Entrate ha fatto dei controlli e ha punito il comportamento di determinate associazioni. Questi qui sono andati a fare ricorso. Voi sapete che quando ricevete una cartella dall'Agenzia delle Entrate potete chiedere giustizia, eh? Lo sapevate questo? Potete chiedere giustizia, si può fare ricorso. Se una cartella dell'Agenzia delle Entrate non la ritenete congrua, veritiera, adeguata, potete andare a chiedere giustizia presso le commissioni tributarie provinciali o regionali, i due livelli di giudizio, addirittura in Cassazione, e il giudice darà ragione ai due contendenti, che sono il contribuente e l'Agenzia delle Entrate. Okay? Non c'è un rapporto di sudditanza del contribuente, sono sullo stesso piano Agenzia delle Entrate e contribuente. E poi c'è il giudice che decide chi ha ragione. Vediamo questo esempio che spiega molto bene quello che dicevo prima, che la differenza la fa il comportamento, non la natura giuridica. La costituzione e la successiva locazione di box auto costituisce esercizio di attività commerciale qualora implichi la predisposizione di un'apposita organizzazione di mezzi e risorse, ovvero l'impiego e il coordinamento del capitale per fini produttivi nell'ambito di un'operazione di rilevante entità economica. Questo è il risultato. Salve. Prego. Quindi, questo qui è un esempio. In base a quanto, questo è quello che ha scritto la commissione che doveva giudicare chi aveva ragione, se l'Agenzia delle Entrate che ha punito o l'ente che ha subito la cartella. E dice, in base a quanto emerge dall'istanza, l'attività che l'ente interpellante, ente con finalità di religione, di culto, intende porre in essere, avrà ad oggetto la costruzione e la successiva locazione di un parcheggio costruito da 115 posti auto, realizzate mediante la stipula di un contratto di appalto, l'accensione di un mutuo ipotecario per il reperimento delle risorse finanziarie, la successiva stipulazione dei contratti di locazione, argomentando in base alla dimensione dell'iniziativa descritta e alla complessiva organizzazione presupposta nella realizzazione della stessa, sembra la scrivente, con tutte le riserve che potranno definitivamente sciogliersi solamente in sede di eventuale controllo, che l'attività in questione presenti significativi caratteri di commercialità. Ok? Questo è il tipico esempio di un'associazione no profit, vedete, finalità di religione e culto, che si mette a fare attività commerciali. E il fisco in questo caso interviene dicendo mi paghi le tasse. Okay, perché questa qui è attività commerciale pura. Allora, abbiamo detto che non è che non lo puoi fare, lo puoi fare, però nel famoso bilancio che avevamo prima lo metti, lo riclassifichi come attività commerciale, ma sopra ci paghi le tasse. Se lo fai come se fosse fine istituzionale, dato che l'importo è molto grosso, 115 posti auto vogliono dire lavori importanti, un mutuo importante. Chi scrive dice che fa fatica a credere che sia attività religiosa e di culto. Ok? Decisamente. Eh sì, erano in buona fede però. Allora, vediamo anche questo. Questo è quando le associazioni offrono dei servizi ai propri associati.
pagando semplicemente una quota associativa. Quando voi pagate la quota associativa in associazione non c'è IVA, no? E non è neanche ricavo, è quota associativa, giusto? Cosa ci fa questa associazione con la quota associativa dei soci? In questo caso ci ha fatto dei soggiorni. Vediamo. Le quote pagate dai soci ad un'associazione per l'accesso e il soggiorno in appartamenti di lusso e il godimento di specifici beni e servizi dalla stessa garantiti sono dirette a remunerare il godimento dell'appartamento assegnato a ciascun socio e il complesso delle prestazioni gratuite garantite. L'attività svolta dall'associazione non si esaurisce pertanto nel possesso e nella gestione di unità immobiliare, ma assume la connotazione di un'attività complessa svolta con caratteri della commercialità. Le quote pagate dagli associati non sono quindi riconducibili all'ambito applicativo delle disposizioni recate dall'articolo 148 del TUIR 1972. Lasciate il riferimento normativo che non lo sto a citare, però qui dice: se fosse un'attività commerciale tu cure, voglio andare a soggiornare in quegli appartamenti di lusso e beneficiare del servizio ristorante, colazione, piscina, io pago il servizio, pago l'IVA e chi me l'ha erogato paga l'IRPEF come se fosse un'attività commerciale. Questi qui l'avevano camuffata come attività associativa in cui quello che pagava in realtà lo pagava come contributo associativo e poi andava a poteva beneficiare gratuitamente di questo appartamento, della piscina e dei pasti di lusso. Di pagamento. Quelle sono onestamente delle attività commerciali camuffate. E abbiamo visto il vantaggio fiscale IVA, IRPEF, IRES è notevole rispetto al quota associativa. Non pago né IVA né niente. Sulla quota associativa non si paga niente. No? Quindi col fatto che c'è tanto opportunismo ci vanno di mezzo tutti con dei controlli abbastanza severi. Però qui mi sembra palese che si è nascosta dietro una finta associazione un'attività alberghiera. Diciamoci. Ecco, questi sono i regimi fiscali degli enti non commerciali. Abbiamo il regime ordinario, il regime forfettario, il regime degli enti associativi che è tipo questo che abbiamo appena visto, 148 del TUIR, dove tu paghi la quota associativa e in cambio hai la partecipazione all'associazione. E poi il regime agevolato, la 398. Ecco, quella interessantissima è questa qua. Per svolgere attività commerciali, ok, dentro una associazione, una vostra PS ad esempio, la 398 è proprio quella più interessante, quella che mi sento di suggerire, perché da un punto di vista di fiscale sei tutelato perché sei conforme a quello che è l'ordinamento giuridico e le norme fiscali, però hai anche delle agevolazioni molto interessanti. Vediamole con ordine. Innanzitutto definiamo cos'è il reddito per gli enti non commerciali. Il reddito complessivo degli enti non commerciali è dato dalla somma dei redditi fondiari, capitale, imprese e diversi, ovunque siano prodotte con le stesse la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta la fonte di titolo di imposta e imposta sostitutiva. Quindi sono esclusi i corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione derivanti da prestazioni di servizi resi in conformità alle finalità istituzionali, fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, la famoso fundraising, e i contributi corrisposti dall'amministrazione pubblica per lo svolgimento delle attività sociali. Quindi, il Ministero che ti dà
i soldi per avviare la tua EPS sugli animali entra nel reddito o escluso dal reddito? Escluso. Sì, escluso perché entra qua. Invece, se fai un'attività di impresa collegata in cui chi compra il servizio di lavanderia, toilet, non lavanderia, non si mette un cane in lavatrice, vero? No. Sì? Non lo diciamo la brambilla, però. No, è proprio un macchinario per lavare i cani, è proprio una lavatrice gigante, che però non si fa male, sì, almeno io l'ho vista. Non è una cosa, sì, esce pieno di schiuma, insomma, esce pieno di schiuma. Sì. Ma è tipo un autolavaggio? Con no. Anche il rullo che lo. No, è bello che lo fa male, questa scena così. Guarda che quelli lì ti stanno interessando. Vabbè, questa volta ci faccio le foto, va. Perché è comica, è comica. Sì. Vogliamo le foto dei cani. Vabbè, non abbiamo sentito niente. Quindi questa qui invece, quando vendo il servizio, è attività di impresa, ok? Quindi rientra qua dentro. Le attività di raccolta fondi dove rientrano? Nel capitale d'impresa o esclusi? Esclusi. Quindi qua. No, un'associazione non è istituita per raccogliere fondi. Un'associazione è istituita. No, è costituita per donarli a. Ok? Quindi è il per donarli a il fine. Non solo per. No, allora. Prendi soldi da qualcuno e li do a qualcuno. Ma li darai a qualcun altro? E a chi? Ai destinatari che sono lo stesso. Che sono? Quello è il fine, quello è il fine. Però i fondi pervenuti a seguito di raccolta. Quello è il mezzo. Non sono occasionalmente, sono sempre. Io faccio sempre raccolte pubbliche, in vario modo. Ma forse occasionalmente. No, tu stai spostando. Stai spostando l'attenzione. Adesso ti do il microfono. Dov'è? Perché proprio è concettualmente da fare chiarezza su questo aspetto. Allora, tu hai una visione così perché è la tua attuale attività, nel senso che fai il 90% della tua attività è raccogliere fondi e latte, 100%, però mi concederai che un giorno, un'ora, la passi quando fai il bonifico all'associazione, sì. Quando porti i soldi all'associazione. Quindi un 99% tu vai a raccogliere soldi, un 1% della tua attività è quando li dai a. Questo è un caso particolare. Possiamo fare 50-50, però non è occasionale, è proprio istituzionale. Sì, però noi lo chiamiamo che il fine istituzionale della tua attività è dare. Poi, come fai a dare? Devi raccogliere. Devi raccogliere. Come? Con quelle attività che vengono chiamate raccolte pubbliche effettuate occasionalmente. Il fundraising è un'attività collegata alle attività filantropiche di un'associazione. Sì, okay? Ma io non chiedo alle amministrazioni, non ho un'attività commerciale, non ho un'attività di, che ne so, di servizi non finanziati dalle amministrazioni, ma pagate da, però comunque con finanziamento. Quindi l'unica fonte di provento sono c'è anche il tuo lavoro. Che volontà. Sì. Però è un'attività, non rientra tra questi costi, perché non c'è tra costi, però è un'attività, è un agire tuo, ma non solo tuo, anche delle persone che stanno insieme a te. È lavoro gratuito e libero. Quello è il fine dell'associazione. Se poi oltre a quel lavoro gratuito e libero ci metti anche dei soldi che riesci a raccogliere attraverso le campagne di fundraising, bene. No, è che non capivo quello occasionalmente.
Sì, perché è un'attività collegata, non è il cuore di un'associazione. Sì, nel senso che il fine è dare, ma per dare io devi raccogliere, prendo, devi raccogliere. Ma prendo solo a seguito di raccolte pubbliche. Te ribadisco, anche quindi se la tua impresa sul bilancio passano solo quelle risorse lì, ci sono fuori bilancio tanto lavoro delle persone che fanno volontariato, però non compaiono quei costi sul bilancio. Va bene. Ok, quindi sul reddito alla fine solo questi fanno reddito, questi non fanno reddito, e non facendo reddito non ci paghiamo IRAP. Vuol dire che aventi natura di corrispettivo? Dov'è? Sia fondo perduto che aventi natura di corrispettivo, contributo. Allora, il contributo della pubblica amministrazione te lo può dare sia fondo perduto, ok? Ok, e non voglio niente in cambio, ti do questo contributo per che tu possa, ad esempio, ristrutturare la tua carcere. Non voglio niente in cambio. Qui invece te lo do a natura di corrispettivo. Voglio che tu ti prendi cura di 30 ragazzini con centro diurno. Questo è un corrispettivo. Ti sto pagando come se fosse uno scambio. Tu mi dai un servizio, o meglio, dai il servizio a 30 persone di cui io mi voglio fare carico, e tu mi fai il lavoro. Ok? Quindi è natura, fondo perduto o corrispettivo, è indifferente. E comunque non reddito, per cui non essendo reddito, se parlavamo di imposte sul reddito, ma qui sì. Quindi possiamo essere non profit finché vuoi, ma se facciamo garage o facciamo hotelleria, quante associazioni fanno servizio di accoglienza e pernotto? Associazioni religiose ne fanno in tanti, però sì. Su quelle sono attività commerciali. Vedete, gli enti non commerciali sono oggetti a IRES del 26. Ah, scusate, l'IRAP è imposta sulle attività produttive, non c'è su questi. Ma su questo? Sulle attività commerciali sì. No, perché non sono attività produttive, c'è sulla cooperativa, perché è un ente, è un, vi ricordate quando abbiamo fatto prima la distinzione tra gli enti commerciali e non commerciali? Le cooperative sono enti commerciali, quindi attività produttive. Sì, ma se io faccio anche l'attività commerciale, quella parte lì è reddito. Quindi paga l'IRA. Paga l'IRES, non l'IRA. No, l'IRA no. No, in tutti i casi. Come si fa a calcolare i redditi negli enti non commerciali? La determinazione dei vari tipi di reddito avviene secondo le regole proprie di ciascuna categoria reddituale. Proventi meno costi. Semplice. E il reddito. Per l'attività commerciale esercitata, gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata, è quello che vi dicevo, perché è logico che va conteggiato. E spese gli altri componenti negativi relativi ai beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attività commerciale non, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi. Allora, qui è complicato. Abbiamo detto che questo è 50, questo è 30 e questo è 20. Abbiamo ignorato, per ipotesi, se questo bilancio qua avesse bisogno di ulteriori 10 di costi generali che vengono utilizzati da tutte e tre le aree gestionali. Ok, ipotizziamo che ci sia un affitto di un piccolo ufficio, ok, che serve a tutte e tre le aree. Questi
10. Dove li tolgo? Da qua o da qua? Visto che le tasse le pago solo qua, uno dice, beh, questi 10 le imputo qua, così pago meno tasse. Questa sarebbe la furbata. 50 meno 40 e 10 di tasse, IRES, 27%, 2,7. No, questo 10 va ripartito sulla base del fatturato di queste tre aree, che qua è 80 più 25, quindi l'area no tax è 105 e l'area tax è 50. Quindi tendenzialmente di questi, essendo il doppio, posso imputarne qua solo 3 circa. Un terzo, corretto? Totale proventi 150, 50 su 100 è un terzo di 10 è 3, io posso scontarmi da questi redditi 33, ok? Questo era il regime ordinario, quindi un'azienda, un'organizzazione può decidere di fare questa impostazione qua, paga l'IRES solo su quei 17. Va bene? Altre chance. Regime forfettario. Allora, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata possono esercitare opzione per la determinazione forfettaria del reddito d'impresa applicando l'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali un coefficiente di redditività variabile secondo l'attività svolta e l'ammontare stesso dei ricavi. Tale imponibile sarà sottoposto a tassazione secondo l'aliquota IRES. Quindi, mettiamo che noi stiamo facendo servizi. Mettiamo che i nostri ricavi siano compresi in questa forbice, ok? Tipo 300.000 euro che è dentro questa forbice. Di questi 300.000 euro di ricavi, noi andiamo a pagare l'IRES sul 25%. Che è il coefficiente di redditività, ovvero mentre qua facevo i conti precisi, quant'è che ricavo? 300, quant'è che mi costo? 33, qui non faccio i conti precisi, conteggio solo i ricavi, 300. I costi sono per default il 75%. Quindi la redditività è il 25. Quanto fa? C 300 per 0,25 sono 75.000 euro di reddito e 225 di costo per default, è a forfait, si chiama regime forfettario perché è più semplice, no? Invece di conteggiare tutti i costi che realmente ho, qui conteggio semplicemente di 300 il 25 reddito, pago l'IRES su 75. E quant'è l'IRES? 27,5. 27,5, il che vuol dire €20.000, 20.625. Questa è l'imposta che vado a pagare a fronte di 300.000 euro di incasso di attività commerciale. Per chi fa attività commerciale ad alta marginalità è molto conveniente perché mi presuppone una marginalità del solo 25%. Qui che marginalità avevamo?
Come si fa a calcolare la marginalità su quest'area? Come hai fatto a calcolarla? Esatto, la marginalità si calcola utile su ricavi. Cioè, fatto... No? 30 e 40. 20 diviso 50 fa 40%. Perché sarebbe il 20% se qui fosse 100, non 50. Quindi qui avevamo una redditività del 40%. Pagavo tasse sul 40%. Qui invece col forfè pago le tasse sul 25%. E in più non ho l'onere di conteggiare tutti i costi. E allora perché consigliavi l'ASP? Che è ancora più vantaggioso. Abbiamo detto che ce ne sono 4, l'ordinario è quello che abbiamo fatto prima, che si conteggiano i ricavi, si conteggiano i costi e si calcola il 27,5. Il forfettario è quello che abbiamo appena visto, molto conveniente, che poi è il 25 lì, però può essere anche il 15 o il 10, vedete, quando il soggetto è piccolino. Acceleriamo un attimo. Ah, diciamo l'IVA. L'IVA messa in detrazione è soltanto quella relativa agli acquisti e alle importazioni fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. È logico che quando fatturo con IVA, quando ricevo fattura, per dedurmi quel costo che ho ricevuto, deve essere solo legato alle attività commerciali. Cioè non è che posso dedurmi sulle attività commerciali le fatture che ricevo sulle attività normali. Deve essere collegato. Ok, adesso ci sono gli enti di tipo associativo, che era la terza casella, con quel discorso che abbiamo preso come esempio prima della finta associazione, ma in realtà è un'organizzazione di alberghi. Decommercializzazione delle attività rese nei confronti di associati, in conformità delle finalità istituzionali dell'ente, senza pagamento di corrispettivi specifici. Non concorrono inoltre a formare il reddito imponibile le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote e contributi associativi. Quindi, se noi qui camuffiamo un'attività di servizio ai nostri soci, venire in palestra, venire a fare un viaggio, venire con la quota, non paghiamo le tasse neanche su queste. Però è reato. Vengono a fare il controllo, scoprono che è palesemente un reato, però se invece riusciamo a gestirla come vera associazione, ecco che anche quelle tasse lì possono essere sfumate. Andiamo un po' più veloci e vediamo il regime super agevolato che vi dicevo. Ok? È il 398. Ricordatevelo che possono prenderlo solo i soggetti senza fine di lucro. È utilizzato tanto dalle associazioni sportive, delle APS. Un paletto. Questo totale deve essere massimo 250.000 euro. Ok? I proventi dell'attività commerciale devono essere massimo 250.000 euro. Nella determinazione del limite, i proventi commerciali devono essere individuati in base al criterio di cassa. Quindi, anche se non li incasso, devo stare dentro i 250.000. Posso anche incassarli domani, però se sto dentro ai 250.000 euro quest'anno incassati, va bene. Nel corso del periodo di imposta, si supera il limite di 250, il regime agevolato cessa automaticamente.
L'ammontare deve essere rapportato al periodo intercorrente fra la data di costituzione e il termine dell'esercizio, computato in giorni. Quindi c'è questo limite dei 250. Nelle attività commerciali, eh? Per cui se faccio attività commerciali molto importanti, non ci sono dentro. Poi alcuni adempimenti, ma sono tutto sommato ed esco, vi presento qual è il vero vantaggio. Imposte sui redditi. I ricavi derivanti dall'attività istituzionale, come abbiamo detto prima, non sono tassabili. Quelli derivanti dall'attività commerciale, spettacoli sportivi, sponsorizzazioni, diritti riprese, trasmissioni radiofoniche sono tassabili applicando gli stessi un coefficiente di redditività del 3%. Quindi non dico 40% signori, non dico 25% signori o 15%, dico 3%. Sono un venditore di pentole, sono un venditore di tasse. No, questo è un regime molto interessante. Il reddito imponibile così determinato è sottoposto a tassazione IRES 27.5. Questo è il forfettario, eh? Questo è il forfettario. No, il forfettario l'abbiamo detto prima, il forfettario fa il 25. Allora, il sistema di calcolo è come forfettario, ma la percentuale del coefficiente di redditività è proprio... Quindi dallo 2,5 circa su 250. Proprio niente. Se proprio faccio il massimo massimo. Proviamo a vedere che non ho fatto quel conto. 250.000 di ricavi. Di meno di 2,5. 250.000 per 0,03. 7.500 per 0,027,5 206 euro. 2060. Sì, non è niente, andiamo. Non è niente. Per cui è per quello che dico, facciamo le cose pulite. Il legislatore qui ci è venuto proprio incontro, eh. Non concorre una formale del reddito imponibile, tra l'altro, i proventi derivanti da raccolta di fondi sono confermati non commerciali se stanno dentro i 51.000 euro. Ok? L'IVA. Questo è una... prima di parlare delle agevolazioni per queste associazioni vi dico qual è l'ordinario. Ordinariamente l'IVA, l'aliquota che abbiamo detto prima 21%, in realtà dipende dalla categoria merceologica che stiamo vendendo, perché sui beni alimentari, la stampa e tutti i beni di prima necessità è al 4%, per alcuni altri beni è ridotta al 10%, bar, alberghi, eccetera, eccetera, 21% per l'ordinario. E poi ci sono tutta una serie di attività esenti che sono queste qua. Ok? Voi non fatturate con IVA? Al 4%. Al 4. Al comune di Foggia fatturiamo con IVA al 4%. Ok. Si vede che rientra... Però ci sono attività, se ad esempio quella cosa che fate la fate direttamente pagare alla famiglia, in teoria dovrebbe essere esente, perché come vedete le attività esenti senza IVA sono prestazioni sanitarie, ricovero, educative, didattiche, sono esenti, non c'è IVA. Il nostro legislatore è stato tenue su alcuni fatti della vita. Ecco, l'imposta sul valore aggiunto, che ha quelle aliquote là, sono ancora più basse in questo regime interessante che vi dicevo, perché vengono abbattute ulteriormente.
L'IVA da versare in modo forfettario applicato sui proventi conseguiti ha tre percentuali differenti di detrazioni. Il 50% sui proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciale connesse agli scopi istituzionali. Il 10% sulle sponsorizzazioni e per la cessione dei diritti di ripresa, nel caso in cui siamo veramente una sportiva, un terzo dell'IVA debito. Il che vuol dire che anche l'IVA, alla fine che vado a pagare, è abbattuta in maniera importante. Ok? Perché mi posso detrarre cose senza dover giustificare di aver ricevuto la fattura. Ok? Vi spiego meglio. Allora, qui avevamo detto... Allora, qui avevamo 10, vendiamo, in realtà incassiamo 12,1 perché l'IVA al 21%, per ipotesi è 2,1 di IVA, che devo andare a versare nel successivo. Però non vado a versarla tutta perché ho ricevuto una fattura, e quindi ho pagato anch'io, IVA per 1,5 su questa fattura da 5 euro, quindi vado a scaricare la differenza. Nel regime forfettario, cioè questo qua, di fatto questa possibilità non ce l'ho perché non conteggio i costi. Però lui mi dice lo stesso che posso abbattere questo 2,1. E di che percentuali? Posso abbatterlo addirittura del 50% sulla mia attività commerciale generica. Ok? Il 50%. Quindi come se io... Come se avessi comprato a 5 e venduto a 10. Come se avessi comprato a 5 e venduto a 10. Perché ho una detrazione del 50%. Ok? Se invece parliamo di... Ma questo qui non riguarda le sportive. Le sponsorizzazioni al 10% e i diritti di ripresa al 33%. Una persona che ha fatto un concerto mi ha detto vieni che quello che si potrà non finire su tempo. Lui a sua volta, perché il concerto era stato già organizzato da più giorni, poi ha avuto la responsabilità per il suo concerto. Ma quello entra nel suo bilancio. Ma se io dovessi organizzare un'attività di raccolta fondi per la quale... Mettiamo che tu organizzi un evento. C'è un'azienda che è interessata a mettere il suo cartello all'interno del tuo evento. Ok? Sponsorizzazione. Ecco, quello è il servizio di sponsorizzazione, tu ti farai pagare 1000 euro per questo cartello. È un'attività commerciale. Fatturi. Fatturi con IVA al 21%. In realtà vai a liquidare non 1000, non 210 euro, vai 100, vai, ma 105, vai a versarne 105. Scusami, no, appunto, la sponsorizzazione 10. Sì, 190. Ok, quindi non conviene, eh? In questo caso non conviene avere la sponsorizzazione. È certo che conviene, se lo paga lui e se lo fattura e se lo investa lui stesso. No. Le sponsorizzazioni sono molto strette, l'Agenzia delle Entrate ci sta facendo... è così. Primo, perché ci sono stati degli abusi in passato. Secondo, è comunque agevolato. Anzi, lui ha interesse a... Lui ha senz'altro interesse per le fatture. Tu, sono soldi che ti vengono regalati per presentare un cartello. Non viene a fargli avere la donazione. Ecco, allora, ecco, siccome il ragionamento che ci arrivi... Tu ci arrivano tutti, l'Agenzia delle Entrate si sta attento, non mi camuffare la sponsorizzazione con una donazione per evadere queste 4 lire. Chiamala sponsorizzazione, fatti pagare e tu versa l'IVA. Ok? Sulle donazioni.
Sulle donazioni no. No, sulle donazioni c'è la credibilità fiscale per fino al 10% da sì. Quindi. Beh, ma anche la fattura di sponsorizzazione se la può detrarre, quindi. Per lui è indifferente farti fattura, ricevere fattura di sponsorizzazione o donazione. È per te che fa la differenza. Che su una fattura ci paghi le tasse, sull'altra no. Allora, se è sponsorizzazione ci paghi le tasse. Ma l'impresa che comunque gli vuole donare 1.000 euro. Vuoi mettere il microfono? Se io convinco un'impresa a donare 1.000 euro per la mia attività, poi, questa non è evasione, è al massimo illusione, qual è la formula migliore? Lei non ha interesse a mettere il suo logo sul mio evento, vuole darmi 1.000 euro. Conviene che mi faccia una sponsorizzazione o conviene che mi dia una donazione? A lei, perché e anche a me. Perché a io... lei è indifferente perché in tutti i casi deduce. Però, ma nelle stesse proporzioni? Nelle stesse proporzioni. Entro certi paletti funziona uguale. Cosa succede? Che nel caso in cui tu gli fai sponsorizzazione, gli fai pubblicità e lei affianca la sua immagine, come la BNL che vediamo qua, la sua immagine a un evento filantropico, ci fa pubblicità. Se non compare il logo, e l'agenzia delle entrate inizia a guardarci, ma come mai qua... tutti gli eventi che fate, tutta la documentazione, il sito, c'è il logo di questa banca? Come mai? Ah, aspetta, ma vi ha donato 10.000 euro. Ah, interessante. Vi ha donato 10.000 euro e voi per ricompensa fate comparire su tutte le documenti. Io ci leggo una sponsorizzazione. Ma io dicevo, nel caso in cui non ha interesse a mettere il logo, fatti fare una donazione. Può essere come sono per l'azienda è differente. Entro e certo. Per me però no, perché sulla sponsorizzazione per te no. Quindi a me conviene la donazione e convincerlo a non mettere il logo, cioè a non fare una sponsorizzazione vera, cioè rimaniamo nell'ambito legale. A me conviene convincere un'impresa a darmi una sponsorizzazione. No, no. A dare una donazione. A darmi una donazione. Perché io ho puliti quei 1.000 euro. Esatto. Questo lo so. Punto. Non so. Perché magari per la sponsorizzazione te ne dai 10.000. Se per lei è indifferente, chiaro. Cioè se non ha interesse, se non ha l'ulteriore cioè, interesse. Si rende conto che c'è uno scambio in un caso, nell'altro caso c'è solo beneficenza. Sono due cose differenti. Però nel caso non può essere indifferente. Dire, guarda, c'è anche la possibilità che puoi mettere pure in mano. Invece non glielo dico. Se fosse stato conveniente il contrario. Cioè qui io non ci perdevo niente, io ho tutto l'interesse a dire guarda che ci metti pure il tuo marchio, è pure una cosa in più. Invece in questo caso io non glielo vado a dire, a meno che per lei non è importante metterlo, e allora subisco la sua necessità. E fai le tasse. Ma nel caso in cui non sia importante per l'altra parte, a me conviene avere, non fare la sponsorizzazione. E fare la donazione. Sì, ma restando sempre nei limiti che se dono 10 io posso darti non 10 di pubblicità e di visualità, ma no, ripeto, nel caso di differenza della pubblicità. Nei 10, io queste 10 che spendo tu per dare visualità, non altro, insomma. No, cioè, non ci sia l'interesse da parte del diventa un'agenzia pubblicitaria. Perfetto. Va bene. Adempimenti dell'IVA. No, non al 10%, al 90%. Perché ti torna solo il 10%. Su quell'IVA che devi pagare. No? Su 1.000 euro. Sì, il 10% che ti torna. Invece di 210 in più da pagare, paghi solo 190, non che paghi il 10%, che paghi solo il 20%. Ecco, volevo fare un breve accenno sulle cooperative sociali, visto che le nostre due amiche sono in cooperativa sociale, e c'è stata una variazione nella normativa con il decreto legislativo, il decreto legge 138 del 2011,
che ha introdotto una tassazione ulteriore, un aggravamento delle tasse sulle cooperative. In particolare questo è lo schema, cioè nell'ambito di una riforma anticipata fiscale che dovrebbe avvenire, però non c'è più lo stesso governo, tuttavia vennero aumentate un po' le imposte sugli utili delle cooperative e in particolare su quelle sociali. È stata introdotta questa tassazione generalizzata che prevedeva l'esenzione totale delle somme destinate alla riserva minima obbligatoria delle cooperative, che per effetto del comma in esame sarà esente per la quota del 90%, quindi resta un 10%. In pratica, poiché la quota a riserva minima obbligatoria è del 30%, voi ogni anno, se fate utile X, dovete accantonare il 30% a riserva obbligatoria. L'esenzione sulla riserva obbligatoria è il 90%, quindi resta un 3% su cui dovete applicare l'imposta, che è la stessa percentuale, come vedete, del... Resta un 10%. Sì, un 10% del 30%, quindi un 3%. Ok? Ed è, guarda caso, uguale al regime 392. Però, se non avete utili... Però senza limite in questo caso, di 150. No. Beh, la loro è un'attività... Bene, io volevo farvi vedere, Eroe, visto che abbiamo una mezz'oretta, e l'avevo pre-configurato. Ecco, questo qui è il gestionale di contabilità che abbiamo sviluppato per le associazioni, associazioni di volontariato piuttosto che altri tipi di forme giuridiche o APS. Per accedere, username e password direttamente dalla nuvola, e si entra in un menu di questo tipo. Vedete, a sinistra avete i vostri pulsanti che sono replicati qua dentro. Vi propone un anno fiscale presente, se però dovete registrare le cose dell'anno prima basta modificare qua l'anno, ok? Restiamo nel 2013, anzi andiamo nel 2012, così qualcosa. Okay. La prima tag è l'anagrafica. L'anagrafica è, vengono registrati in anagrafica tutte le persone, organizzazioni o soggetti ai quali che sono state coinvolte nella nostra attività. Vedete, questi qui sono il database dell'anagrafica, esatto. Vedete, cioè, noi possiamo andarlo ad aprire, da 3M ad esempio, vi dà tutti i dati di riferimento, eventualmente alcuni dettagli da raggiungerli, comunicazioni, se ad esempio non vuole essere... Ecco, il saluto del mailing è importante perché poi questo campo qua, quando componiamo in automatico le lettere, ti dice come vuoi rivolgerti a loro. E poi le indicazioni se sono dei media, è un'altra cosa importante. Questa... Una grafica generale, essendo collegata ad altre tabelle, ci permette di vedere se ci ha fatto delle donazioni, ok? Se gli ho inviato delle mail, se è in relazione con altre associazioni o anagrafiche, ad esempio uno è il presidente di un'associazione, io ce li ho tutte e due in anagrafica. Se ha partecipato a dei progetti, se ha delle qualifiche nella nostra associazione, il presidente, eccetera, eccetera, posso annotare incontri o telefonate o se appartiene a dei gruppi. Questa è tutta una serie di informazioni che
posso registrare qua, o vengono registrate in altri punti, ad esempio quando registro un evento, registro in contabilità delle cose, che me le rivedo anche qua. Quindi in un database relazionale si dice proprio quando, inserendo il dato da una parte, me lo vedo anche qua. Vedete, sono persone piuttosto che aziende o altre istituzioni. Col pulsante così posso fare direttamente delle operazioni, aggiungi donazione piuttosto che annota in conto, ci posso arrivare anche in questo modo. Più modi per arrivare alla stessa. Ecco, posso fare anche delle ricerche. Ad esempio, voglio tutte le organizzazioni del comune di Reggio Emilia. Ecco che, vedete, ho il filtro su tutti i soggetti di Reggio Emilia. Poi posso puntarli 2, 3, questi 4 qua in particolare, voglio aggiungere il gruppo. Aggiunge gruppo e dico che questi qui sono interessanti per la campagna media. Avevo costituito precedente un gruppo di campagna media. Confermi l'inserimento dei selezionati al gruppo, ok. Ecco, tre anagrafiche me le inserisce perché una era già dentro al gruppo, me lo dice qua. Su 4 una era già dentro, per cui ho rimpinguato il mio gruppo. Infatti adesso vado nel mailing e voglio scrivere una lettera a quel gruppo media per informarli che farò un bel evento. Quindi faccio una nuova mail, destinatari, pesco il gruppo media e in più ci aggiungo anche questa persona qua, aggiungi, ok, aggiungiamo anche il gruppo media che non me l'ha preso, aggiungi, ok, vedete, sono tutte queste sei soggetti, oggetto, invito all'evento. E poi vedete, qui posso aggiungere dei tag. Vedete, i tag sono saluto, ed è il famoso caro o cara, vi ricordate che l'avevamo visto nel... adesso qui, ecco qua. Saluto. E poi il nome. Vogliamo invitarti all'evento. Quindi sceglie per ognuno di loro che saluto caro, egregio. Sì, in base a quello che ho messo nell'anagrafica. Senza stare a farlo ogni volta differente e cambiare il nome. Certo, e poi posso mettere un allegato a questa email se ad esempio ho predisposto un bel PDF con qualcosa di interessante. Ecco, caricato, vedete, e poi posso vedere l'anteprima, che questo è il mio logo che avevo caricato nelle impostazioni della società. Cara Francesca Rossi, cara Francesca, vogliamo invitarti all'evento X, eccetera, eccetera. Ecco qua. Sì, ma questo software è gratuito o si acquista? €150 all'anno. Ma all'anno devo dire che se non rinnovato la concessione, se c'è solo una. Non c'è più l'assistenza, non c'è più la possibilità di ricorrere? No, proprio non prendi più i dati, non vedi più niente, però... Perché è solo online. È solo online, però puoi fare l'esportazione. Vedete qui, nelle anagrafiche, esporta, puoi esportare tutte le tue anagrafiche.
e anche i dati di contabilità, poi vi faccio vedere che possono essere spostati. Quindi il server è sul server? È su un server remoto, si chiama appunto nuvola il sistema, o... però adesso i software funzionano più o meno tutti così, senza dover installare niente. Se c'è un aggiornamento lo si fa direttamente sul server, è una grande comodità. E poi l'associazione stessa può gestirla nel modo che vuole, a casa, in ufficio, al lavoro. Questi, vedete, sono i progetti. Ogni progetto, due livelli di progetto, nel senso che l'albero dei progetti vi fa vedere in raccolta fondi, ad esempio ci sono tutti questi, c'è anche uno con doppio, ecco, vedete la cena, campagna 5x1000, è un secondo livello di progetto, per cui vado a prendere il progetto cena, che ha il suo figlio, vedete qua è un po' più stretto perché ho il parametro, si dovrebbe vedere, ho i dati di progetto, i partecipanti al progetto, entrate e uscite di progetto, queste sono le entrate, poi posso stampare il report, che è quello che mi serve, come vi ricordate, con il suo bilancio di progetto, che mi serve per l'esenzione delle campagne di raccolta fondi. E il saldo totale, 2000, non c'ho costi di fatto. Ok. Vediamo come si fa la contabilità. La contabilità è molto semplice. Possono essere entrate, uscite, quando sono anche costi e ricavi. Altrimenti sono dei giroconti. Il giroconto tipico è prelevo dalla banca alla cassa, verso dei soldi sul conto corrente, poi sono registrato, pago un debito, incasso un credito, ricevo un finanziamento dalla banca, tutte quelle... giroconti finanziari, altrimenti sono entrate, ricavi, uscite, costi, molto semplice. Quindi posso registrare una nuova uscita, tipologia uscita, data del movimento, importo, 50 euro, su che conto sto la banca 3, sto pagando con la banca 3. Devo sapere, così mi tiene il saldo di conto corrente uguale al saldo che ho qua. Tipo di documento, fattura X, numero documento, 30, la data del documento, 12. Ecco l'anagrafica. Chi è che mi sta offrendo il servizio? Posso pescarla così o iniziare a digitarla come 3M e me la trovo. Se non ce l'ho registrata, clicco qua e la creo. Mi ricordo un nuovo fornitore, un nuovo fornitore. Poi qui devo dirgli cosa è successo. Ho comprato materiale didattico. Che progetto era? Allora, era un progetto cena, ok? Allora, essendo che lui riconosce il progetto che attività gestionale, mi riporta è l'attività gestionale della raccolta fondi. Vi ricordate che il bilancio poi è articolato in attività gestionale, ve lo ricordate? Tipica piuttosto che commerciale, che devo avere dei conti separati. Deve sapere il sistema, devo poterglielo dire, se mi trovo qua, qua, qua o supporto generale. Quindi se fa parte di un progetto scrivo qua e lui me lo trova subito, se non fa parte di nessun progetto devo digitarglielo io. Area gestionale gliela scelgo io, l'area gestionale dico è supporto attività generale, ok?
carattere didattico di supporto, su quella famosa voce che va ripartita poi, se tengo quel regime fiscale. Proventi e oneri. Supporto generale, qui mi propone alcuni oneri, oneri diversi di gestione, sono quelli che sono precodificati. Io posso dargli un ulteriore dettaglio se li ho inseriti. Mettiamo servizi, che qui ne avevo inseriti, mi ricordo, gas, no, non era gas, senz'altro, spese postali, vabbè. Però ecco, posso dargli un ulteriore dettaglio quanto voglio. Se c'è l'IVA o una ritenuta da conto, la metto. Se devo caricare il documento della fattura, lo scansiono, lo uploado qua, così ho tutto ben archiviato. Salvo. Eccola qua. C'ero nel 2013, è vero? L'avevo registrata nell'altro anno. Perché ho messo la data 2013 e qui sono nel 2012. Comunque, i nuovi giroconto invece è molto semplice. Conto che entra, banca, conto di uscita, banca, conto in entrata, cassa, vuol dire che sto facendo un prelievo. Prelievo da banca 3. Tipo documento non me ne frega niente, la data gliela metto, adesso però... del 2012, documento non mi interessa, ha l'importo senz'altro, 300 euro prelevati. Ok, buono, posso fare delle ricerche, posso fare degli ordinamenti, posso esportare in Excel, posso fare un sacco di cose, posso gestire i cespiti. Vi ricordate che i cespiti vanno utilizzati e ammortizzati nel tempo? Ad esempio questa qui, la fotocopiatrice, l'ho acquistata a 1000 euro nel 2010 e questi qui sono gli ammortamenti. L'ammortamento 700 euro nel 2012, vedete non è a quote costanti. Vediamo se l'auto... non lo... vedete qui il piano di ammortamento non mi coincide con il valore d'acquisto, per cui devo... e riscrivere l'importo e l'anno. Mettiamo che 5.000 euro all'anno l'ammortizzo. Anno, l'avevo comprata nel 2012. Scusatemi, 31, non riesco a fare la barra laterale con questo computer. Falta qui. Ma dopo non me lo vede. Niente, non inseriamo i cespiti, vediamo se si... qui ti fa rivedere la fattura d'acquisto, se l'avevamo acquistato. Però anche questa qui non abbiamo registrato. Comunque, banalmente vanno registrati i cespiti, i piani di ammortamenti per vedere in che anno e che quota di ammortamenti ogni anno vado ad ammortizzare. È logico che qui torna ad essere verde nel momento in cui quadra. Nella fotocopiatrice vedete quadra perché ho fatto tutte queste quote di ammortamento che in totale da 1000 ed è 1000 come il valore d'acquisto. Quindi questo piano di ammortamento va bene. Poi posso inserire un nuovo cespite quando l'acquisto, piuttosto che se avevo appena iniziato a usare ROE, devo inserire il cespite iniziale, che me lo porto da quando usavo un altro gestionale. Gestione dei conti di liquidità. Questi qui sono i famosi conti delle banche o della cassa che devo utilizzare. Ho tre conti correnti bancari. Conto di dettaglio, questi qui sono i famosi conti di dettaglio, se ad esempio i costi di supporto generale, vi ho detto per servizi, voglio dare il dettaglio ulteriore tra luce, acqua, gas, commercialista, posso essere io
a scegliere tutta la raffinatezza che voglio. Posso anche evitare e lasciare tutto generico. Dipende da come voglio, da quanto voglio, da cosa voglio monitorare. Dove i patrimoniali iniziali, senz'altro io parto con uno stato patrimoniale che deve quadrare all'inizio dell'anno e posso emettere dei documenti fiscali, ad esempio qui questo qui fu fatta una ricevuta la 98 in questa data, i dati, tutti i dati fiscali per poterla redigere, e questo è l'anteprima del documento fiscale che viene fuori. Vedete? Adesso qui c'è una visualizzazione parziale perché torna, vediamola. E infine abbiamo chiusure anno, cioè quando ho chiuso l'anno fiscale, voglio stampare il bilancio, faccio la chiusura dell'anno e lui mi fa una serie di calcoli automatici come quelli di riepilogo che abbiamo visto noi quando abbiamo fatto il caso Napoli-Fortuna. Quindi chiuso l'anno si va all'anno successivo. Questi sono i report sui conti di liquidità, vedete tutti i movimenti che ci sono stati sul libro giornale cassa col suo saldo, libro giornale banca col suo saldo diviso per mese, conserva. Questo ad esempio è come la vedo, vedete, questo è il report visto in PDF, numero documento, l'importo dell'entrata, l'importo dell'uscita sul libro giornale cassa, e ho i totali di gennaio, marzo, eccetera eccetera. Questo è il totalone dei totaloni a fine anno. Il saldo dovrebbe, e lo vado a controllare se nel cassetto c'è effettivamente 1770 euro, se non c'ho 1770 euro mi sono sbagliato in qualcosa, per cui mi aiuta anche a vedere tutti i miei movimenti. Movimenti finanziari è uguale, solo che mi raggruppa tutti i cassa banca, me lo mette in ordine cronologico senza distinguere tra elemento. Poi movimenti finanziari, lo stato patrimoniale, vedete, lo fa stampare. Comunque abbiamo le mobilizzazioni, l'attivo circolante e alla fine il totale attivo. 110.000 euro di totale attivo, c'è qualcosa che non quadra, 109.000 euro di totale passivo. Col disavanzo di esercizio di meno 53.000 euro. Parallelamente abbiamo anche andiamo a vedere il rendiconto di gestione. Vedete, il rendiconto ha il formato che vedevamo prima: oneri e proventi come attività tipica, raccolta fondi, attività accessorie, patrimoniale, straordinaria, totale proventi, totale oneri,
il famoso risultato di gestione a meno 53.000 euro. L'aggiornamento del... L'altro, l'ultimo che vi faccio vedere, è il piano dei conti, che è le attività, passività, e poi ci sono i conti di proventi e oneri, con gli eventuali dettagli che sono stati inseriti, e logicamente i valori. Ecco, questo più o meno è l'eroe. Dietro il socio c'è, cioè, l'elenco dei soci. Dov'è? No, dico, no, non mi ricordo, forse nella grafica. Allora, nella grafica io posso filtrare. Ricerca avanzata. C'era un filtro, adesso non mi ricordo qual è, classificazione libera, qui socio, eccolo qua, c'è. Questi sono i soci, ok? C'è un aggiornamento che viene fatto anche sulla base delle normative nuove fiscali, qua ci sono delle aggiornamenti, sì. Cioè lì non ho visto. Però, calcola anche la tassazione, no? No, la tassazione tu te la calcoli e poi registri il costo della tasse qua. Quindi un'attività di supporto da parte del CSV o di un commercialista serve sempre, non è che col software riesce a fare da solo in autonomia, perché un minimo di conoscenza del reale. Questo è uno strumento che ti aiuta a tenere ordine i conti, a gestire le campagne di fundraising per fare il mailing, però va gestito. Noi collaboriamo con i CSV di Reggio Emilia e Piacenza, attualmente abbiamo delle convenzioni. Bene, noi abbiamo fatto venire... No, più o meno l'orario... No, però esatto, se ne compra 50, cioè se quello è libero, se uno mi fa pagare per i servizi, io offro a 50 associazioni, così si fa male, si fa un aggradatore. Volete, avete qualche domanda, qualche curiosità? Io vi manderò, vi farò inviare da chi ha organizzato il corso, da Fabio, il materiale didattico, ci devo aggiungere i loghi poi a posto. Potete rivedere queste lezioni di cui voi siete stati protagonisti su web. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito da casa, di conto pubblico. E niente, vi ringrazio per l'attenzione e spero di vedervi e che vi sia stato utile. No, non dire così, magari ti perso di fianco. 150 euro. No, ha detto che con 150 non ce la fa starci dentro. La persecuzione. E la persecuzione. No, siamo amici, via. Siamo amici. Bene, noi abbiamo finito.